Isolotto. E benissimo, allora io brevissimo saluto iniziale per ringraziare ovviamente il Centro Sociale Evangelico di Firenze, la Chiesa Valdese, per l'organizzazione di questo convegno, scrittrici e scrittori dal carcere, per ringraziare il Quartiere 4, a cui lascerò a breve la parola. Con noi il presidente del quartiere 4, Mirko Dormentoni, e ricordare i soggetti istituzionali che hanno a vario titolo collaborato, a parte il Comune di Firenze, naturalmente, che ci ospita, l'Università di Firenze, Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letteratura e Psicologia dell'Università di Firenze. Il polo universitario penitenziario, basta, direi sono questi i soggetti che collaborano alla giornata, e ovviamente tutti voi per il contributo che offrirete. Sarà una giornata bella densa, quindi bisogna iniziare velocemente, essere concisi se possibile negli interventi. Si parte con un po' di ritardo, ma è un po' costitutivo, diciamo, il ritardo. Lascio la parola al presidente Mirko Dormentoni e successivamente al pastore. Grazie. Grazie a te Emiliano e buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Un saluto semplice da parte del quartiere 4 del Comune di Firenze che, insomma, come è già successo, abbraccia sempre molto, molto volentieri iniziative come queste, giornate come queste. In questo luogo che, insomma, come credo molti di voi sanno, è un luogo molto importante per noi, è un luogo certamente dedicato alla pubblica lettura, ma è un luogo di cultura, di socialità, è un luogo della comunità. Non a caso nel nuovo regolamento delle biblioteche queste vengono chiamate biblioteche di quartiere, ma questa è una biblioteca di quartiere particolarmente importante, perché ormai da 10 anni è sede di tanti incontri e confronti che non sono di livello prettamente locale, ma sono di livello anche cittadino, metropolitano ed oltre. E quindi, insomma, ospitare qui un convegno come quello di oggi per noi è un valore importante. Quindi anch'io ringrazio il centro sociale della Chiesa Evangelica che ospita, che organizza questa cosa bella, importante. Il tema, insomma, è anch'esso di grande valore, insomma, per noi. Noi, fra l'altro, abbiamo sul nostro territorio del quartiere le strutture penitenziarie di Sollicciano e del Gozzini e quindi siamo abituati ad avere un rapporto con queste strutture e con le persone che le abitano per lavoro, per forza, per tutti i motivi per cui le abitano. E la Biblioteca Nova Isolotto ormai da anni, grazie anche a Emiliano che sta portando avanti questo lavoro, ha un rapporto strutturato con Sollicciano e con il Gozzini ed è una cosa importante portare la pubblica lettura lì dentro, così come credo sia davvero bello, io ho già partecipato a qualcosa in passato, bello e importante non solo per le persone che scrivono, ma anche e soprattutto per la comunità che ci sta intorno, far venire fuori queste storie liberate. E quindi io credo che noi come istituzioni non possiamo che essere grati e sostenere per quanto è possibile queste iniziative, perché oggi, se non sbaglio, si va a fare anche un confronto fra esperienze diverse, esperienze che portano comunque la scrittura nei penitenziari, portano la scrittura e aiutano a appunto liberare queste storie, a liberare la scrittura delle persone che sono detenute, che spesso hanno delle potenzialità enormi. Io mi ricordo in passato di aver letto o ascoltato racconti o poesie meravigliosi, ma poi non è solo questo, è anche comunque un'espressione dei propri pensieri, delle proprie riflessioni, delle proprie emozioni, che poi contamina gli altri e che contamina la comunità in modo positivo. E soprattutto è un modo per, come dire, dare anche un altro piccolo contributo a quella funzione di
riabilitazione, rieducazione, ora queste sono parole anche un po' brutte e limitate, però insomma a quella funzione delle nostre carceri che purtroppo è troppo spesso poco frequentata, utilizzata e investita dallo Stato. Quindi insomma questo è un momento importante, io vi ringrazio davvero. Ci sono, insomma, credo che nella storia, fra l'altro, dell'Italia ci siano esperienze ed esempi enormi di quanto può essere importante dare libertà di espressione e di scrittura alle persone detenute. Ora non stiamo a scomodare Antonio Gramsci, ma insomma ce ne sono state tante di persone che hanno dato un contributo alla società o addirittura alla storia del nostro paese scrivendo dal carcere. Ma senza andare a questo, comunque le storie delle persone sono importanti, perché la storia è fatta di storie e noi su questo ci lavoriamo spesso, e quindi anche la scrittura dal carcere può dare un contributo importantissimo. Quindi grazie ancora e buona giornata. Prego Francesco Marfè, pastore della Chiesa Valdese di Firenze. Buongiorno a tutti e tutte. Sono molto contento di essere qui, di poter rappresentare la nostra Chiesa, appunto la Chiesa Valdese, di cui il Centro Sociale Evangelico e il collettivo Informa Carcere è un'espressione. E questa iniziativa, come sapete, è stata realizzata con i fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese. Si sente? Io mi sento un rimbombo tremendo. Okay. Così va bene? Ok, dicevo, finanziato con i fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese, che, come immagino la maggior parte di voi saprà, noi utilizziamo soltanto per progetti di questo tipo, cioè non un solo centesimo dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese è utilizzato per il culto, ma per esempio per pagare l'assegno di sostentamento dei pastori, ma solo per iniziative culturali, sociali e assistenziali, come questa. E concedetemi di dare un poco di spazio alla scrittura, diciamo quella con la S maiuscola, quella che per alcuni è con la S maiuscola, vale a dire la Bibbia, e che ha sempre qualcosa di interessante da dire in ogni contesto, anche in contesto non ecclesiastico, anzi di solito meglio in contesto non ecclesiastico. Alcuni passaggi mi venivano in mente immaginando questa mattinata. Per esempio, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 25, Gesù dice ero carcerato e veniste a visitarmi. Lo ricordano tutti, è un brano famoso. Appunto ci viene detto che tra gli ultimi, tra i fragili, tra quelli che sono in difficoltà, puoi incontrare questo Gesù, quindi anche tra coloro che sono in catene. Oppure, tra le più belle pagine della scrittura del Nuovo Testamento scritte dall'Apostolo Paolo, troviamo quelle che l'Apostolo ha scritto dal carcere, dove il carcere è stato anche una opportunità. Per esempio mi viene in mente la lettera ai Filippesi, Paolo scrive alle chiese e dice: non vi preoccupate che sono in carcere, perché anzi il fatto che io sono in catene mi ha permesso di parlare della speranza che è in noi, e quindi il messaggio dell'Evangelo sta avanzando grazie a questa situazione di difficoltà. Però l'ultimo brano che cito e poi mi taccio, mi veniva in mente soprattutto un passaggio anche duro dell'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, dove ci dice una cosa che noi non vogliamo sentire. A un certo punto, proprio all'inizio, dice: non c'è nessun giusto, neppure uno, nessuno è giusto. E questa cosa a noi dà fastidio, perché siamo abituati a dividere gli esseri umani per categorie: i giusti e gli ingiusti, i buoni e i cattivi, quelli che sono fuori perché sono buoni e quelli che sono dentro perché sono cattivi o lo sono stati. Non è vero, non esistono i buoni, non esistono i giusti, non c'è nessun giusto, neppure uno. Gli esseri umani sono tutti quanti uguali, tutti quanti concentrati, orientati su se stessi e quindi tentati a compiere il peggio del peggio, ma anche con grandi capacità che ti permettono di fare delle grandi cose. Alla fine
è solo un caso, sono solo le circostanze che determinano il fatto che qualcuno è dentro e qualcuno è fuori, e qualcuno conduce la vita in un certo modo e qualcuno in un altro modo. Questa pagina scomoda della scrittura ci ricorda che siamo tutti uguali, che sono le circostanze che determinano le azioni. E questo è il motivo per cui quando mi hanno raccontato, io sono qui da poco tempo, mi hanno raccontato di questo progetto, l'ho trovato bellissimo. Perché la scrittura, la possibilità di vivere attraverso la scrittura, la narrazione, è un'opportunità che viene data di emanciparsi, di darsi una possibilità diversa. Già soltanto il leggere le storie permette di vivere più vite, e raccontare la propria storia dà la possibilità di tirarsene fuori. È un'opportunità che viene data, mentre appunto ricordiamo che sono le opportunità che determinano la vita in un modo oppure in un altro. Quindi io sono molto contento di poter partecipare, sono molto contento che la Chiesa abbia potuto, attraverso questi canali, dare questa opportunità, e come dire, molto volentieri mi godo questa giornata con tutti e con tutte voi. Grazie. Bene, e adesso il primo intervento di apertura è quello di Pietro Clemente. Invito a qui con me a sedersi accanto a me. Pietro Clemente è antropologo, docente all'Università di Roma, di Siena, di Firenze, è quello che mi ha trasmesso la passione per le storie umane, che lui, diciamo, nella sua attività scientifica per tanto tempo ha studiato con passione, nelle forme dell'oralità ma anche della scrittura, e oggi l'ho chiamato per raccontarci qualcosa sulla scrittura in carcere. Perché la scrittura in carcere? Grazie. Si capisce che sono abituato ad avere una cattedra davanti, anche se sono in pensione da un po' di anni. La scrittura mi aiuta nell'oralità, perché insomma è un gioco particolare. Il tema che mi ha attribuito Paolo Martinino per l'incontro di oggi mi ha fatto molto pensare, perché è un tema che, come dire, va alle basi della questione della scrittura e della questione dell'essere chiusi in qualche spazio, come si usa dire nella letteratura specifica, ristretti. E ho letto molte cose, in particolare mi ha interessato molto leggere i volumi che sono usciti di questa collana, sì, della collana L'evasione possibile, no? Anche questa idea di evasione, di possibilità di uno scambio al di là dei muri. E io ho avuto, diciamo, nella mia esperienza professionale diversi incontri in carcere, soprattutto per fare esami, non ho mai approfondito questa dimensione. Qui all'Università di Firenze ho collaborato a lungo con Nedo Baraccani, che era il responsabile del nostro Ateneo per l'Università in carcere. Ho conosciuto soprattutto il carcere di Prato, diciamo che ho avuto comunque quell'esperienza di queste grandi porte che ti si chiudono alle spalle, no? E che ti fanno incontrare persone che non possono fare il percorso all'inverso, come invece io ho fatto. E quindi per me non era, come dire, non è mai stata questione in dubbio l'umanità dei miei interlocutori al di là di queste porte. Però diciamo che c'è un problema più generale che mi è venuto da pensare, e riguarda il fatto che nell'antropologia del tardo Ottocento e del primo Novecento, soprattutto quell'antropologia fisica che noi antropologi culturali non riconosciamo come nostra antenata, c'è stata un'attenzione molto forte alle carceri, e in particolare da Lombroso, che è un personaggio, come dire, un po' ispido ma appassionato
E Lombroso sostanzialmente ha fatto una importante ricerca sui graffiti che i carcerati lasciavano, spesso non sui muri perché venivano puliti, ma su suppellettili, su brocche, tracce elementari. E poi mi è capitato in diverse città d'Italia dove c'erano carceri nel passato, alcune sono state in qualche modo riconosciute come patrimonio, di vedere scritte murarie fatte da carcerati. Quindi c'è, come dire, un segno elementare, fondamentale, no? Che lega graffiti e carcere. Poi c'è quello che veniva detto, no? Che da Marco Polo, che detta le sue memorie, fino alle mie prigioni di Silvio Pellico, che è un racconto carcerario, delle torture che subisce, della malattia che assume, Gramsci, che per me è stata una lettura fondamentale. Di recente ho lavorato su alcune delle storie che racconta ai figli lontani in Russia, e mi ha colpito il fatto che mentre lui scrive queste storie, che sono storie di infanzia, sono storie di libertà, in una condizione fisica drammatica, nella lettera dopo dice che non sta più in piedi, che ha avuto dei collassi, e vi dà l'impressione della scrittura come un'isola, no? Di un'isola nella quale c'è un tempo diverso da quello della vita che si consuma. Ma anche il tema della possibilità di parlare, e quindi oltre la dimensione della chiusura, oltre la dimensione dello spazio, la scrittura si muove, diventa anch'essa uno spazio, diventa una specie di imbarcazione, no? Che consente dei transiti. E quindi mi sono convinto sostanzialmente che la scrittura e il carcere hanno questi tre nessi fondamentali. Un nesso è io esisto e traccio, anche se sono analfabeta, su una brocca, su un muro, il segno della mia esistenza. Io esisto anche se non ve ne ricordate. Io esisto e un giorno qualcuno vedrà che sono esistito. Cioè un'affermazione di esistenza primaria che colpisce, che commuove. Ecco, le cose di Lombroso, nonostante lui, sono commoventi. Come sono questi muri delle carceri siciliane? Ti pongono una domanda, no? Possibile che gli esseri umani siano ridotti a dare questi segni elementari di presenza nella vita che viene negata? E quindi c'è un grande spazio di questa dimensione che ha coinvolto anche la prescrittura, perché molti di questi graffiti erano fatti proprio da analfabeti. E la seconda dimensione però è un'altra, è quella della denuncia, è quella di Silvio Pellico, ma è di tutti gli autori in sostanza dell'evasione possibile. La denuncia è la denuncia per le condizioni in cui si vive, o è anche la denuncia che ha una forte connotazione tra 800 e 900, è una denuncia anche politica. Molti leader politici hanno scritto in carcere, Mandela e così, si sono tenuti vivi, hanno avuto questa capacità straordinaria di trasformare questo spazio di distanza in uno spazio di centralità, no? Mettere, come dire, far diventare la periferizzazione della propria vita un centro che veniva animandosi. E quindi la denuncia dei maltrattamenti, la denuncia dell'uso politico del carcere, l'Argentina, il fascismo, Emilio Lussu, un mio illustre conterraneo e mio amico, nonostante una distanza di 50 anni nel tempo, fu rinchiuso nel carcere di Cagliari senza essere colpevole di qualcosa che poi fu riconosciuto come un diritto di difesa per un tempo indeterminato, che gli compromise totalmente il sistema polmonare, per cui una volta non uscito ma scappato dall'isolamento a Lipari, in Francia dovette fare un intervento di pneumotorace, sostanzialmente aveva un polmone in meno, no? Quindi la condizione drammatica di chi vive in carcere, questa anche segnalata sempre da Gramsci nelle sue lettere, soprattutto alla cognata, il bisogno di medicine, il bisogno di lottare per sopravvivere, per poter essere all'altezza, no? Della storia, come lui era in condizione di essere. E la denuncia si trova in buona parte delle scritture dell'evasione possibile, che sono scritture per l'uso arbitrario e
violento dello spazio carcerario, soprattutto per le persone che sono nel regime cosiddetto di 41 bis. Sono denunce forti, sono denunce che mettono in questione, la stessa dimensione dello Stato che garantisce giustizia, perché sono denunce per ingiustizia. L'arbitrarietà è esattamente il contrario della legge, no? E mi hanno fatto pensare a uno dei tratti che avevo visto al carcere circondariale di Prato, mi pare che era il braccio 7, quello in cui c'erano le persone che studiavano all'università, che avevano i cancelli aperti e potevano avere anche un uso limitato del computer, e mi diceva il direttore che i più studiavano giurisprudenza, no? Questo studiare giurisprudenza è in qualche modo trovare il linguaggio per dire nel linguaggio dello Stato e del potere come si vive. Mi ha colpito in particolare Alessio Attanasio, che in questo libro L'inferno dei regimi differenziati ha messo in appendice un centinaio di denunce che lui fa per il suo maltrattamento alla direzione carceraria, che sono scritte nel lessico col quale si fanno le denunce, no? E quindi chi la riceve non può neanche dire è scritta male, no? Come spesso succede a noi quando arriviamo allo sportello dell'ufficio postale dopo una lunga fila, ci dicono no, è sbagliato, ricominci da capo. E quindi lì si vede che il fatto che non gli si risponda appartiene all'arbitrarietà, all'abuso del potere, non in qualche modo alla legittimità. E la denuncia non è solo la denuncia individuale della ingiusta gestione dei corpi dei carcerati, ma è anche per chi ci arriva nel carcere, che sono persone spesso in difficoltà, poverissime, analfabete. In una statistica del, mi pare, 2014, 24% stranieri. In uno degli scenari dei libri che sono stati pubblicati in questa collana, che è uno scenario femminile, c'è una donna che portavoce di tante persone, compaiono gli stranieri, mentre in altri libri forse uno spazio ancora da conquistare, proprio perché per loro è più difficile scrivere, più difficile trovare la parola. C'è un episodio di violenza di cui non si capisce il senso, perché non si conosce la lingua, e quindi si capisce che colpite da una situazione di marginalità, senza neppure poter comunicare con qualcuno che ti comprenda, quello che viene detto, la depressione, l'imbottirsi di farmaci, tentativi di suicidio, diventano quasi vita quotidiana. Però in questo racconto drammatico del carcere femminile, questo succede anche con le altre, con le italiane, con quelle che si conoscono, spesso imparano ad essere amiche, hanno rapporti complementari, si vede, come dire, il dramma di chi arriva lì, che non sono le persone con le cui famiglie stavano bene o avevano risolto problemi elementari di sopravvivenza, spesso appunto sono, come veniva detto, le circostanze che hanno prodotto quella presenza in carcere. Ecco, quindi la dimensione della denuncia è una dimensione molto importante, oggi forse più che in passato, proprio perché sentiamo lesa una certa legittimità che ci riguarda, perché noi crediamo, come dire, nella giustizia di uno Stato che garantisce diritti uguali a tutti, e per noi è doloroso, diciamo, scoprire che invece, come dire, l'umanità di certe persone dentro un sistema che è nato e rinato dopo il fascismo per rispettare e dare possibilità, che questo non venga rispettato. E la terza dimensione è quella di cui io mi sono occupato di più, cioè la scrittura che produce incontro, la scrittura che esce, che diventa dialogo. Queste storie di donne in carcere sono un appello a noi che le guardiamo, che capiamo in che condizioni vivono. E ci sono poi tantissime scritture autobiografiche in carcere. Una di queste scritture è di Pasquale De Feo, che è una scrittura particolarmente interessante, perché Pasquale De Feo ha anche elaborato, come dire, nel lungo periodo, una riflessione sul perdono, una riflessione
sul senso della sua vita precedente. Attanasio, Alessio Attanasio, ha una madre che scrive testimonia di lui. Ci sono due lettere che mi hanno colpito particolarmente, con scambi con Giuliano Capecchi, che vi danno l'idea appunto di questo intreccio tra il carcere e la vita quotidiana. Ecco, come raccontavo prima a Giuliano, mi ha molto colpito il fatto che Giuliano gli racconta ad Attanasio, che diciamo non ha frequentato ma che conosce, la dimensione della sua vita, i nipoti, gli animali che ha in casa e così via, e questa lettera che lui gli manda rimane ferma 18 mesi. E quindi quando la lettera che viene pubblicata nell'appendice è un aggiornamento della lettera, gli dice: nel frattempo che questa lettera non ti è stata consegnata, non ho più l'asino, i gatti non sono più quelli, ho un altro nipote. Vi dà l'idea di questo tempo, come dire, incontrollabile, che finisce per dominare nella dimensione carceraria come un non senso, una impossibilità di elaborazione. Il tempo non lo controlli più, è lui in qualche modo che ti gestisce. E le autobiografie, poi ce ne sono diverse interessanti nell'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, e mi sono occupato molto, ed è uno dei luoghi dove ho incontrato anche alcuni dei mediatori che si occupano di questa produzione del dialogo tra chi sta ristretto e chi sta allargato, diciamo così, ironicamente. In particolare a Pieve Santo Stefano ho conosciuto Ate Gracci, che è stata una straordinaria interprete del bisogno di far comunicare quelli che stanno dentro con quelli che stanno fuori. Ci ha dedicato la vita, era di Pontedera, ha lavorato nell'ambito pisano, ma ha sollecitato tantissime storie, tantissime autobiografie, che spesso sono memorie d'infanzia, che ti raccontano la differenza di chi poi ha finito dentro il carcere, e tu trovi nell'infanzia quelle condizioni che, certo, non per tutti, ma per alcuni diventano quasi la condizione per finire la vita dietro le mura. E queste tre dimensioni, no? Dichiarare la propria esistenza nonostante la volontà di dimenticarti e di emarginarti, il bisogno di denunciare, la necessità di comunicare e di attendere una risposta, sono secondo me i tratti forti della scrittura carceraria. Alcuni di questi si trovano anche, come dire, nella scrittura di cui è costretto, di chi è costretto anche se non è in carcere. Che so, il diario di Anna Frank, no? Una stanza tutta per sé, un tema di Virginia Woolf, no? Di trovare uno spazio separato, che qui è uno spazio costretto, però è sempre quella dimensione della scrittura che è congeniale al carcere, che è già purtroppo una stanza tutta per sé, o condivisa tutta per sé, forse per quelli del 41, e gli altri invece hanno problemi, come dire, di affollamento. Appunto, in un dialogo epistolare con uno dei detenuti del carcere di Prato, e mi diceva in sostanza che lui aveva difficoltà a concentrarsi perché c'era rumore, c'era la televisione, c'era confusione, e invece quando scrive Attanasio probabilmente è perfettamente solo, vorrebbe avere compagnia. Quindi sono dimensioni diverse della condizione, e quindi anche della scrittura carceraria. E mi è venuto da pensare che questi tre tratti che sono fondamentali nella scrittura carceraria hanno in qualche modo un corrispondente dall'altra parte del muro, cioè in chi legge le scritture carcerarie. Perché per me, e credo per tutti noi, quando leggiamo queste scritture, questi sono degli eventi nel nostro modo di sentire. E quindi riguardano il senso etico, riguardano il sentimento, e questi eventi di comunicazione inconsueta, quindi un po' straordinari, hanno, almeno per me è successo così, come prima dimensione una dimensione di scandalo. Cioè, come a dire, ma è possibile che questo davvero succeda? Beh, io mi sono occupato recentemente, perché mi occupo di un istituto storico della Resistenza a Siena, mi sono occupato recentemente di censura alle lettere che veniva fatta durante il fascismo, sia per chiunque, sia per chi scriveva i militari al fronte e viceversa.
e non mi immaginavo di ritrovare la censura in modo così vistoso dentro le carceri. Forse è la cosa che mi ha scandalizzato di più, questa dimensione della censura. Qualche volta, come nella lettera di Giuliano Capelchi, una censura assolutamente irrazionale, no? E questa censura, come dire, non si limita a cose che potrebbero avere valore giuridico altro, ma in qualche modo è quell'arbitrarietà del potere che dice: tu comunque non avrai mai più piena possibilità di esprimerti a modo tuo come essere umano, perché questo gli viene alla fine negato, no? E l'altra è l'arbitrio della condizione carceraria a cui è sottoposta, perché non è che è un cittadino che sta scontando una colpa, è qualcuno che viene punito per un sistema che va al di là del cittadino, dell'individuo, e che diventa, come dire, una specie di guerra corporativa tra detenuti e chi li custodisce, tra direttori buoni e direttori cattivi. Io ho conosciuto dei direttori di cui avevo stima, che mi sembravano effettivamente impegnati, ma i racconti che vengono fatti di alcune carceri, opera che pure è conosciuta anche per tante altre ragioni a Milano e così via, che poi abbiamo visto immagini televisive non troppo tempo fa di violenze, di bastonamenti incredibili, no? Che fanno pensare a Pinochet, all'Argentina degli scomparsi, e questo vicino a noi, in casa nostra, no? Quindi una reazione forte di scandalo, di senso, che poi richiama anche un dubbio, no? Sarà vero, non sarà vero? Ed è interessante vedere che quasi tutti quelli che scrivono dal carcere capiscono che noi avremo questo dubbio, no? E quindi in qualche modo certificano. Ad esempio, anche autocriticamente, ecco, Pasquale De Feo in qualche modo dice: noi in carcere ci concentriamo tanto sulla violenza che subiamo da farci dimenticare che la violenza l'avevamo anche noi usata, no? Che è un tema di grande riflessività e che quindi rende in un certo senso anche le loro battaglie, le loro lotte consapevoli di persone che hanno fatto un bilancio della loro vita, e questo accresce, diciamo, il nostro senso di disorientamento, di scandalo per questa violenza che sentiamo esserci dentro un sistema che condividiamo. Ecco, questo è un po' lo scandalo principale. Ecco, questo è lo scandalo, poi si apre all'incontro, al dialogo, alla comprensione, al desiderio di far leggere ad un altro un libro che non credevo che potesse, come dire, raccontare queste storie, l'iscriversi delle storie dei carcerati, del loro dolore, dei loro drammi dentro le nostre storie, del poter essere raccontate. E soprattutto questa dimensione che rende il lavoro dei volontari che sollecitano la scrittura carceraria un grande lavoro, cioè una specie di tela, di tessuto che, come dire, esce dalle sbarre per entrare nella società civile e produce scambi, produce incontri, produce coscienze che vengono messe in discussione e che cambiano. Ho visto che già una decina d'anni fa in Italia c'era una quantità molto significativa di gruppi di scrittura carceraria, mi pare in Toscana un 16, qualcosa di questo genere, in Lombardia 17, ecco, c'è una rete nazionale che fa pensare a una forza di questo spazio che forse non si è ancora espressa completamente, che forse avrebbe bisogno di essere supportata, di arrivare a interlocutori ulteriori, anche istituzionali, diventare sistematica, diventare enciclopedica, costituirsi come un presidio. Ecco, questa è un po' l'impressione che mi dà questo tipo di considerazioni. E l'incontro diventa dialogo, diventa commozione, diventa memoria. Adesso mi viene in mente una donna che ha raccontato la sua vita, che viveva dalle parti dove vivo io da 40 anni, a Siena, e, per un fallimento di un'azienda di famiglia
si trasferisce in un'area della Val d'Orcia, che per tanti altri aspetti è considerata un'area, come dire, quasi paradisiaca in tutto il mondo, oggetto di varie fotografie, per lei diventa una zona di solitudine, come tante storie che io ho letto a Pieve Santo Stefano, è la violenza del marito che la mette in una condizione drammatica e la mette in quella condizione che alla fine la spinge a bere, la spinge e quindi, diciamo, la testimonianza del dolore della vita che sentiamo così vicino, perché ci siamo tutti vicini a questo tipo di dimensioni. Non è, come dire, la storia di Pasquale o la storia di Attanasio, che vengono dalle realtà che noi conosciamo, più legate a sistemi criminali organizzati, no? Ma sono le piccole storie, soprattutto quelle delle donne. La storia di una ragazza morta in carcere perché dopo essere tornata a casa viene rifiutata dal marito che c'ha un'altra donna e che vuole che sia questa donna ad occuparsi di suo figlio, e questa donna che in carcere aveva cercato di uscire dalla tossicodipendenza per essere all'altezza del giorno che sarebbe uscita si trova di nuovo dentro e muore. C'è questo racconto di trovarla morta, cioè, c'è una dimensione, come dire, di dolore che al tempo stesso stupisce, scandalizza, ma anche arricchisce, cioè, come dire, diventa senso di una volontà di accogliere, di estendere, di realtà del mondo. Insomma, e noi nella nostra vita quotidiana molto spesso ci dimentichiamo come è fatto il mondo, no? Come continuiamo a sopravvivere alla guerra che abbiamo vicino, dopo aver detto che forse un giorno ci abitueremo, proprio un giorno ci siamo abituati. E così l'esistenza del dolore vicino a noi, come dire, la ignoriamo. E queste scritture cercano di traversare la nostra, come dire, opacità del benessere, della vita quotidiana, per lasciare voce, per far restare traccia, per ricordare e raccontare. Ecco, questo forse è lo scopo che si pongono le organizzazioni del volontariato che lavorano nelle carceri. Io, diciamo, come docente che ho fatto esami, che ho incontrato diverse persone, non ho avuto un'esperienza approfondita come chi fa volontariato. Colpisce anche che sia il volontariato, perché il volontariato è il costituirsi di una modalità associativa che deve sopperire a qualcosa di drammaticamente assente da parte delle istituzioni. Perché questo potrebbe tranquillamente essere uno spazio, come dire, dell'insegnamento, della pedagogia, della sociologia, degli assistenti sociali. Ecco, tutto questo spazio invece qui non si trova e quindi c'è bisogno, e diciamo grazie a Dio c'è bisogno, perché da noi funziona di più la società civile che si associa che non la società ufficiale. Questo tra l'altro è vero in una dimensione enorme in Italia, no? Pensate alla dimensione ex manicomiale, la psichiatria, le malattie che oggi vengono riconosciute e in passato venivano in qualche modo negate, e che fanno pensare a un parallelo forte della scrittura carceraria. Ecco, forse mi sono occupato di più di scrittura psichiatrica che di scrittura carceraria, e un volume così pubblicato dal direttore dell'ospedale psichiatrico di Volterra, Pellicanò, di corrispondenze che non venivano mai spedite e quindi vengono trovate quando sono chiusi i manicomi, e questa voce che non ha potuto neanche trovare un interlocutore. Io ho seguito la storia di un dipendente del Monte dei Paschi, diventato psicologo, che ha voluto vedere la cartella clinica di sua madre e ha trovato le lettere che sua madre mandava a lui, a suo marito, del disagio che aveva, che sentiva bene, che voleva tornare da loro. Questa donna è morta di polmonite in manicomio. E quante di queste persone sono morte di polmonite, sono morte di clausura sostanzialmente, ma alla fine trovavano un esito in qualche modo medico per il loro decesso. E anche qui negli ultimi anni, negli anni 70, c'è stata, come dire, una sollevazione della società civile che ha accompagnato questa transizione ancora molto complessa.
Ecco, quindi la famiglia della scrittura carceraria è una famiglia larga, è una famiglia delle donne depresse che hanno scritto a Pieve Santo Stefano, ha trovato nella scrittura un modo di uscirne rispetto all'incomprensione di tutte le persone della famiglia. Questo negli anni 50-60 era davvero drammatico. La scrittura carceraria fa parte, come dire, di una famiglia di scritture che, legata oggi a una capacità del volontariato di portare la voce di persone che non potrebbero riuscire ad esprimerla, è un grande arricchimento della nostra società e anche un grande arricchimento del concetto di democrazia che usiamo, che non è semplicemente che ciascuno è un cittadino e che si rapporta agli altri cittadini. Essere cittadini significa anche essere solidari, conoscere il mondo, cercare di cambiarlo. Ecco. Questa purtroppo è una cosa che la mia generazione fa fatica a digerire, perché abbiamo vissuto momenti drammatici e certe volte ci sembra di vivere una società in un regresso spaventoso, non è il rapporto tra maschi e femmine, qualcosa di terribile, vivere tutti i giorni una realtà in cui non si accetta solo la guerra in Ucraina, si accetta anche che ogni giorno c'è un femminicidio. Diciamo che si viene disorientati da questo mondo, come dire, strappati a questa realtà che quasi non ci si vuole credere. Ecco, questa dimensione di scrittura è anche un modo di ritrovare nessi, di potenziare capacità di solidarietà, no? E quindi voglio chiudere, perché sennò non la finisco più, con un episodio che viene raccontato nel libro, non mi ricordo il titolo, mi aiuti? Quello delle donne. La portavoce, sì, che viene raccontato dalla portavoce, che racconta che in carcere ci sono persone che ricevono visite, e ricevono quattrini, ricevono generi alimentari e così via, e persone che non ricevono nessuno. Anche questo poi mi fa ricordare, mi sono ricordato le storie di vita delle persone che hanno passato il loro tempo nei brefotrofi. Anche altre storie di questo genere. Ho seguito un paio di tesi di laurea su questi temi, storie terribili di mamme negate, di mamme che negavano, eccetera, eccetera. Ecco, in questo racconto della portavoce c'è la presenza di una donna irascibile, arrabbiata, nessuno la veniva a trovare, poverissima, di cui quando le compagne di sventura si rendono conto che ha questa, come dire, povertà rispetto a tutti, non è in grado di aggiungere nulla al regime carcerario, che di per sé anche nel cibo così è assolutamente minimo, ecco, le risorse che hanno, ognuna gli regala qualche cosa. Quindi questa traccia di solidarietà nel dolore è forse uno degli esempi più significativi di che cos'è la scrittura, la possibilità di leggere, la possibilità di testimoniare, di arricchire la nostra conoscenza dell'esperienza di questo mondo. Grazie. C'erano una sessantina di guardie.
ci hanno fatto fermare e uno per volta ci hanno fatto avanzare alla distanza di 2 metri da un brigadiere. Questi gridò: «Lei come si chiama?» rivolgendosi a me. Risposi: «De Feo Antonio». Il brigadiere, gridando ancora più forte, ripeté la domanda, alla quale risposi: «De Feo Antonio». Ma lo stesso continuò gridando ancora più forte, mi rispose gridando anch'io: «Mi chiamo sempre lo stesso di prima, De Feo Antonio». Il brigadiere disse ai carabinieri di togliermi gli schiavitoni e subito mi misero le mani. Tutti insieme, i carabinieri delle tre scorte, mi saltarono addosso e mi riempirono di botte. Mai avrei immaginato che era solo lì. Neanche avevamo finito quando iniziarono le guardie, che erano molto più numerose. Mi trovavo in balia di un'onda trasformata che colpiva come se stesse facendo un linguaggio, un inciampo. Le guardie si colpivano anche tra di loro, sembrava che io fossi diventato il male assoluto dei problemi di tanti. Dopo essersi sfogati, mi caricarono insieme agli altri 2 detenuti che avevano subito lo stesso trattamento su una jeep e ci portarono alla sezione aggrippa. Il brigadiere disse alle guardie: «Prima gli altri 2 e in ultimo del tempo». In un quarto d'ora perquisirono 2 carcerati e poi arrivò il mio turno. Entrai in una stanza, c'era un tavolo e una coperta a terra. Mi dissero di spogliarmi, così rimasi nudo. Iniziarono di nuovo a bastonarmi, mi dissero di fare le flessioni. Mentre le facevo si divertivano a picchiarmi senza sosta. Dopo un quarto d'ora di questo trattamento mi dissero di rivestirmi, ma continuavano lo stesso a menarmi. Si fermarono solo un attimo per dire: «Qui comandiamo noi». Non c'era bisogno di dirlo, è sempre stato così. Mi hanno fatto uscire dalla stanza. Le guardie si erano messe a destra e a sinistra nel corridoio per arrivare alla cella dovevo attraversare. Arrivavano botte da tutte le parti, addirittura cercavano di trattenermi per meglio se stanno bene. Un massacro condito dalla ferocia bestiale, non di uomini, ma di bestie che godevano nel fare quello che stavano facendo. Arrivato alla cella, chiusero anche lo spioncino. Una voce onesta mi parlò: «De Feo, ascoltami bene, vedi che contro di te hanno cattive intenzioni, perciò non rispondere a nessuno, perché se no ti ammazza». Era palese che questa persona non faceva parte delle bestie che c'erano in quel luogo infame, ed era contrario al sistema di tortura che veniva applicato in modo veloce. Le bestie si vantavano che potevano fare tutto quello che volevano, perché avevano carta bianca dal Ministero della Giustizia e dal Governo. Il calvario del primo giorno doveva ancora finire, verso le 7 di sera vennero di nuovo alle guardie e mi dissero che dovevo andare in infermeria per la visita medica. Dovetti fare di nuovo il corridoio dell'inciaccio, mi massacrarono senza sosta. Arrivai tutto stravolto davanti alla dottoressa e con lo sguardo sulla mia cartella medica mi chiese: «Ha problemi?» Le risposi di no. Tranquillamente prese l'attrezzo che aveva portato di mano e mi misurò la pressione. Lei vide che ero stravolto e pieno di ematomi in faccia e in altre parti del corpo. E ci disse di niente e disse: «Bene, può andare». In quel momento capì che erano tutti d'accordo. Il comportamento della dottoressa era simile, se non peggio, a quello dei dottori nazisti nei campi di concentramento o di quelli dei gulag sovietici. La libertà della democrazia le avrebbe permesso di opporsi a quel sistema di torture se avesse voluto.
L'ansia e la paura mi assalirono al pensiero che avrei dovuto di nuovo percorrere il corridoio dei linciati, ma non c'erano alternative. Mi picchiavano con più fuoco. Non davo loro soddisfazione perché non gridavo, e questo mi faceva canire ancora di più. Credevo che la giornata fosse finita, ma mi sbagliavo perché verso le 21:30 ritornarono di nuovo e mi intimarono di andare con loro con un tono che non prometteva niente di buono. Mi portarono nell'ufficio del comandante e mi disse: qui comandiamo noi e gli agenti possono fare quello che vogliono perché sono la legge in tutto e per tutto. Mi giudicavo dicendo tutto, e dopo che il capo si era scolato per bene, mi portarono in sezione. Però questa volta, per arrivare alla sezione al terzo blocco, presso la cella numero 3 che mi era stata assegnata, c'erano oltre 50 metri e le guardie erano il doppio di tutto. Fu peggiore di tutto quello che avevo dovuto subire fino a quel momento. Mi fecero di tutto, botte, ingiurie, addirittura colpi in testa con le chiavi, quelle che servono per aprire il cielo. Pensai che mi avrebbero ammazzato, come mi aveva avvisato la voce messa. Cercavo di arrivare al cielo, ma colpi in testa mi avevano rinforzato e le mie gambe venivano meno. Dopo un tempo interminabile, arrivai davanti alla mia cella. La guardia di vita all'apertura lo faceva lentamente, finché i suoi colleghi potessero continuare a picchiare. Alla fine mi spinsero dentro come un sacco di patate. Non mi girai fino a quando non sentì il rumore delle chiavi che chiudevano il blindato. Mi guardai intorno e vidi che c'erano altri due reclusi. Per quel giorno la barbarie era finita. Anche se era l'inizio di un tempo interminabile di tutto. Bene. Stavo ancora. Sono stati due interventi fortissimi, densissimi. Pietro Clemente a un certo punto ha usato una frase, ha detto: la vita che viene tolta. Ecco, questa l'ho memorizzata, volevo prendere appunti, non avevo la penna, ma ho memorizzato questa frase che per noi è il senso della motivazione che ci ha spinto a fare questo progetto come Centro Sociale Evangelico, cioè l'idea che sia possibile togliere la libertà a un altro essere umano e quindi la vita, perché per noi libertà è vita, la vita che viene tolta, questo assurdo, questa cosa inconcepibile per noi, ci ha spinto a interessarci e a con più forza del problema del carcere. E quindi abbiamo creato un collettivo che si occupa di questo tema all'interno del Centro Sociale Evangelico e un progetto che ha varie azioni, tra cui anche un momento di confronto come quello di oggi, in cui metteremo in comunicazione alcune esperienze di laboratorio di scrittura stamani. Proseguiremo poi nel pomeriggio con un confronto tra autori e autrici di pubblicazioni dal carcere e poi avremo una tavola rotonda sul tema carcere e comunità, perché il lavoro che stiamo cercando di fare, il senso con cui abbiamo organizzato anche questa iniziativa, è quello che bene ha raccontato Pietro Clemente riguardo a il destino di queste storie, no? Che evadono dal carcere, l'evasione possibile, queste storie noi
ci impegniamo a far uscire, a pubblicare, e poi che succede? Possono diventare occasioni di incontro? Possono diventare strumenti di coscienza? Allora questo è quello che noi vogliamo fare. Per noi l'apertura alla comunità è l'essenza di questo incontro e del nostro progetto. E il tentativo che vogliamo fare anche con questa giornata è provare a inventare anche un'esperienza pilota, no? Che possa poi magari essere conosciuta e replicata anche in altre città dove esistono altre carceri. Cioè l'idea comunque di costruire un meccanismo che mette in comunicazione quello che accade dentro le mura con quello che c'è fuori attraverso la scrittura. E queste storie che possano essere poi rielaborate, diffuse, conosciute, trasformate in, e poi vedremo perché ci sono anche delle proposte già potenzialmente operative che verranno fatte. Questa giornata e quindi poi il lavoro di pubblicazione di Libri dal Carcere che facciamo con la nostra collana L'Evasione Possibile, nella quale abbiamo pubblicato alcuni volumi che ricordava prima Pietro Clemente, e quindi il testo di Attanasio sul 41 bis, le poesie di Giovanni Farina che abbiamo qui presente con i suoi libri, e poi i volumi di Pasquale De Feo sull'ergastolo, la Cayenne italiana e la sua autobiografia, e poi finalmente una raccolta di scritti di detenute, di donne, un lavoro, la portavoce, attraverso una voce unica che racconta tante voci delle sue amiche di cella, no? di carcere. E un altro volume che stiamo pubblicando, che curato da Patrizia, sulla un'altra esperienza femminile di carcere. E stiamo cercando di dar voce anche a tante detenute che finora non sono state pubblicate, come sicuramente dovremo anche dare, e cercheremo di lavorare su questo per dar voce anche a migranti, no? Come si diceva prima, che magari hanno anche qualche difficoltà con la scrittura italiana, ma non è detto. Ma... E noi stiamo comunque predisponendo anche altri strumenti per raccogliere le voci, che non siano soltanto la scrittura, ma per esempio il fumetto, stiamo pensando anche ad altre forme espressive. Poi ci sono tante altre piccole attività che facciamo, c'è una molto importante che è il fondo Bruno Borghi, che è presente qui in questa biblioteca, che è un fondo di libri sul carcere e che noi stiamo implementando con nuove pubblicazioni e nuove acquisizioni. E poi abbiamo una newsletter con la quale diffondiamo le informazioni sulle nostre attività. Poi ci sarà un registro delle presenze dove potrete segnare il vostro nome, l'indirizzo email e dire se volete ricevere in futuro la nostra newsletter per essere informati e coinvolti nelle nostre attività. E mi fermo qui e chiamo Emiliano, il direttore della biblioteca, responsabile, anzi, a dirci qualcosa. Allora, grazie appunto a Paolo, che è l'organizzatore materiale di questa giornata, e quindi grazie ovviamente. E, sì, io sono chiamato, come dire, all'ingrato compito di rappresentare le istituzioni in questa sono un po', come dire, e quindi un progetto in modo particolare che il sistema bibliotecario comunale fiorentino porta avanti con Biblioteca Nova in testa, il coordinamento è di Biblioteca Nova Isolotto, porta avanti dal 2019, fine 2018, che è la biblioteca sociale in carcere,
che è un progetto che viene svolto in partenariato con l'Università di Firenze, quel dipartimento di cui parlavo prima, cioè il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell'Università di Firenze, e con il Polo Interculturale della Biblioteca Lazzarini di Prato. Ovviamente con le carceri di Firenze, che sono Sollicciano, naturalmente, e Mario Gozzini. L'intervento è su quelle carceri, e l'intervento appunto trae spunto da una definizione spuria della biblioteconomia, cioè la biblioteca sociale, che tutto sommato è un oggetto non definito nemmeno in biblioteconomia classica, per cui è molto difficile, tanto più difficile definirlo per le carceri. Però è un intervento che ha sicuramente a che fare con il carattere partecipativo della biblioteca, partecipativo nel senso che l'attenzione non è solo rivolta al patrimonio documentale delle biblioteche. Per le carceri questo è tanto più vero. Finirò con una considerazione generale, non mi perdo troppe chiacchiere. Diciamo che il progetto avrebbe previsto originariamente diffusione, partiva proprio da quello, in accordo con l'allora direttore del carcere di Sollicciano, dottor Prestopino, che lanciò il progetto insieme all'assessore di allora, che era dottor Fratini, poi successe Sacchi, ed è, l'idea era quella di trovare dei punti lettura nei passeggi delle sezioni del carcere maschile, perché l'attuale biblioteca carceraria di Sollicciano non è accessibile ai detenuti. Quindi trovare quei passeggi, trovare quei punti nei passeggi, voleva dire consentire ai detenuti di avere libero accesso alla biblioteca, una cosa fondamentale per la biblioteca, cioè la libertà di accesso è il prerequisito, diciamo, generale. Quindi ad oggi questo non è stato potuto realizzare perché per la pandemia in atto e per una serie di difficoltà di carattere organizzativo, per cui non si è riusciti ancora a definire quei luoghi, ma con un'azione pilota attuata nel giugno di quest'anno, si è cominciato a ipotizzare una regolarità, una messa a regime di visite guidate, in accordo con il settore educativo che vedo di Sollicciano e che ringrazio, e con la parte della sorveglianza, di visite guidate per coloro che ne fanno richiesta sulla biblioteca maschile. Sulla biblioteca femminile di Sollicciano e sulla biblioteca del Gozzini il problema dell'accessibilità non c'è ad oggi, perché sono liberamente accessibili, e quindi l'idea è quella di rafforzare l'aspetto sociale di quelle biblioteche attraverso una promozione di attività che vada a sostegno della lettura, ma vada anche ad incidere su una, crediamo e riteniamo, aspetto delicatissimo, fragilissimo dell'essere detenuto, che è la genitorialità, che ha bisogno di sostegno. Genitorialità che è un tema importante per la detenzione e che è un problema cioè c'è anche un tema linguistico con la tipologia di detenuti che oggi per lo più, no, abitano le carceri, che è un problema linguistico legato alla lingua d'origine. Spesso e volentieri le persone che abitano in carcere conoscono la propria lingua d'origine e magari hanno figli che frequentano le scuole in Italia e quindi hanno difficoltà di comunicazione. Quindi quel tema lì si è cercato di raccordare attraverso una serie di interventi che ovviamente passavano dall'alfabetizzazione delle persone ovviamente direttamente alla collaborazione naturalmente con il CPA1, che è la scuola all'interno di Sollicciano, che già svolge attività in questo senso, all'offerta di materiale documentario che consentisse di bypassare il tema della lettura, e quindi silent book, per esempio, audiovisivi, silent book, cose molto semplici, ma che dovevano assolutamente, silent book sono libri di illustrazioni, essenzialmente sono storie, sono albi illustrati dove si racconta una storia, dove c'è un filologio, si racconta una storia. Questo
doveva consentire. Va bene, quindi l'intervento non si è limitato naturalmente solo a questo, c'è stato una formazione di gruppi tra i detenuti sui tre punti lettura, importantissimo, con l'Università di Firenze, per la rilevazione di fabbisogni, in questo senso, legati alla lettura che l'Università ha svolto e che ha consentito naturalmente di far orbitare intorno alla biblioteca un gruppo di detenuti interessati, intanto fare quella base lì. Va bene, insomma, questi in sostanza sono stati gli interventi. Ad oggi, diciamo, ci proponiamo di rafforzarli, gli interventi in atto, di integrarli e rafforzarli. Ci piacerebbe appunto molto mettere a regime il discorso delle visite guidate sulla biblioteca di Sollicciano Maschile, perché crediamo che un buon sostegno appunto a coloro che abbiano bisogno di esprimersi sia rappresentato dalla lettura. È imprescindibile. Un'ultima cosa dico prima di chiudere, sarò breve. Secondo me la biblioteca sociale è un'accezione, vi dicevo prima, non è una definizione, un'accezione di biblioteca che pone l'accento sulle risorse umane, non sulle risorse documentarie. Cioè i patrimoni delle biblioteche sono rappresentati dagli utenti, da chi ci lavora sicuramente, ma dagli utenti. Allora, per le biblioteche sociali in carcere, i patrimoni non sono più i patrimoni documentari, sono anche lì dovranno essere e cominciare ad essere i patrimoni umani, quindi di sorveglianza, personale educativo, personale direttivo, personale investigativo, ma soprattutto dei detenuti che dovranno frequentarle. Quindi questa è l'idea del progetto. Bene. Sezione 41 bis consiste nel fatto che accanto alla porta d'ingresso c'è un armadietto detto bilancetta, all'interno del quale vengono depositati gli oggetti che non possono essere detenuti dai prigionieri per tutto il giorno, ma solo per un certo periodo o per il tempo strettamente necessario. Si tratta del fornellino, del rasoio a batterie, della lametta da barba, delle forbicine, del tagliaunghie, del labbro, del filo. Inoltre vengono tenuti in bilancetta esterna i cibi in spatola, in alcuni istituti non sono consentiti, nonché i libri in eccedenza per chi risulta essere iscritto ad un corso scolastico. Gli studenti, infatti, possono detenere in camera 10 libri oltre ai dizionari e in bilancetta altri 20 libri. Altra particolarità, ma non adottata a tutti gli istituti, è costituita dal fatto che le finestre sono occluse da schermature che impediscono il passaggio diretto di luce e aria naturale. In palese violazione dell'articolo 6,2 del decreto presidenziale 230 del 2000 e delle regole minime ONU, il cui articolo 11 alla lettera A così recita: le finestre devono essere sufficientemente grandi perché il detenuto possa leggere e lavorare alla luce naturale. Nell'istituto di Viterbo, ad esempio, a causa delle schermature la camera è sempre al buio. Il detenuto deve così avere sempre le luci accese, anche di giorno. Il cielo. Nelle sezioni 42 bis, anche la vista del cielo è limitata, soprattutto in quelli nelle cui camere detentive sono state attivate le schermature. Anche i passeggi la vista del cielo è limitata, perché si tratta di passeggi piccolini con mura molto alte. In proposito, basta leggere il rapporto del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Alvaro Giancone, del 14 dicembre 2005,
rapporto CPT della visita del 2005. Ebbene, il passeggio è costituito da due campi di circa 10 metri quadrati, circondati da inferriati, anche al di sopra della testa, e con mattonelle sul pavimento. Ciascuna delle quattro vasche di passeggio dispone di un gabinetto e di un lavabo. Per tutta la durata della detenzione in questo carcere, i detenuti non vedono mai una pianta, un albero o qualcosa che ricordi la loro terra, e hanno come unico orizzonte delle carte sempre recintate da picchi reticolati. Alla luce di questi elementi e delle condizioni di vita suscitate, è evidente che questo tipo di trattamento è creato per spingere il detenuto alla collaborazione con la polizia e con la giustizia, in modo da ottenere lo status di collaboratore di giustizia e la sospensione del regime 41 bis. Peraltro, essendo lo spazio aereo sotto le carceri vietato passaggio di aerei e elicotteri, i detenuti non vedono mai tali veicoli passare sulla loro testa. A Dirpina, l'istituto di Novara non entrano nemmeno i raggi del sole, poiché le reti poste sopra le mura sono simili alle griglie per il drenaggio dell'acqua piovana, come quelle che si vedono per le strade. Ossia, le maglie sono molto spesse e vicinissime tra loro, in modo che il cielo si vede solo in verticale. Se si sposta lo sguardo anche solo di 10 gradi, non si vede più nulla. Dunque, il sole entra nei passeggi solo a mezzogiorno. Corale dunque non c'è più nessuno nei cortili. I raggi di sole sono indispensabili all'organismo per la soluzione della vitamina D. Il senso. Secondo l'ultima modifica dell'articolo 41 bis con legge numero 94 del 2009, la capacità del detenuto di mantenere i collegamenti con l'associazione criminale può essere presunta anche dai visiti del trattamento penitenziario. Ma in regime di detenzione speciale non esistono corsi di formazione professionale, non si può frequentare la scuola, non si partecipa ad alcuna attività culturale. Per cui, da un lato, viene impedito di partecipare al trattamento educativo e dall'altro, questa mancata partecipazione diventa motivo per il quale giustificare la proroga del regime speciale. Un circolo vizioso che si arriva di vita. Questi due primi spazi del reading sono stati su due libri che abbiamo pubblicato. Il primo era della Cayenne italiana, le trovate lì, la Cayenne italiana, a cura di Pasquale De Feo. E era un brano, mi sembra, di Antonio De Feo sul suo ingresso a 41 bis. Il secondo libro invece è di Attanasio, anche questo lo trovate lì disponibile, ed è sull'inferno dei regimi differenziati di cui parlavamo anche prima, del 41 bis. Adesso abbiamo il primo momento di confronto, curato da Patrizia Barbanotti, che invito qui, e al quale partecipano Monica Sarsini, insegnante nei laboratori di scrittura al carcere di Sollicciano, Carla Chiappini, insegnante nel laboratorio di scrittura al carcere di Piacenza, con Pietro Antonazzi e Brunello Buonocore. Potete venire tutti qui, così intanto abbiamo questi comodi divani. Paola Ortensi, c'è già Paola Ortensi? Eccola, è lei. E quindi di conseguenza sei Anna Maria Ripichini, Paola Ortensi, insegnante nel laboratorio di scrittura di Noi Donne al carcere di Re Bibbia. Prego, Patrizia. Cosetta purtroppo non c'è, cioè che sarebbe, diciamo, la voce, la portavoce del libro curato da Monica Sarsini, purtroppo non se l'è sentita di partecipare, l'ho chiamata io ieri sera e non sta molto bene e quindi non c'è.
Allora, qui entriamo nel vivo, abbiamo sentito delle cose molto interessanti questa mattina, adesso vediamo che cosa costruiscono questi ragnetti che fanno le ragnatele tra il dentro e fuori il carcere. E allora, perché qui stiamo parlando di esperienze anche creative, perché si arriva con delle parole scritte e delle cose nuove che vengono proposte. E non si tratta però di cose, di una furia artistica che investe una persona, così. Si tratta di un processo creativo e a volte anche bello, artistico, che nasce dall'incontro tra persone. E noi vogliamo proprio raccontare di questo incontro. Ci sono tre esperienze qui a confronto, scoprirete, però un po' lo anticipo, che danno accentuazioni un po' diverse al loro approccio alla scrittura in carcere. Qualcuno ha privilegiato più l'aspetto appunto creativo, la ricerca del bello, la scoperta di scrivere cose godibili, fruibili anche dagli altri. Qualcun altro ha privilegiato l'aspetto del raccontare se stessi, del mettere insieme i puntini, ristrutturare un po' la propria persona, però attraverso lo sguardo di un interlocutore. Qualcun altro ancora ha privilegiato l'aspetto comunicativo. Voglio dire qualche cosa a chi è fuori, agli altri. E questa è un'esperienza che viene da un taglio più giornalistico. Quindi tre volontarie, sono tutte donne, che hanno svolto questo lavoro di incontro dentro il carcere e hanno aiutato, è una parola che poi ci ragioniamo, da questo incontro, da questo gioco di specchi. Io mi vedo nello sguardo dell'altro e accetto quello che mi arriva dall'altro, accetto le sue domande, mi sforzo di rispondere. Ecco, da questo incontro sono nate queste tre esperienze. Allora, io comincio da Anna Maria, che ha frequentato un laboratorio a Rebibbia e ha avuto la possibilità di incontrare Paolo Ortensi, e poi dopo chiederemo anche a Paola il suo punto di vista. La prima domanda è: ma Anna Maria, ma che rapporto avevi tu con la scrittura prima di entrare in carcere? Che cosa ha significato per te questo incontro? Adesso ti do il microfono. Allora, la scrittura, diciamo che, sai, quando dai tempi della scuola ero brava in italiano, quindi facevo dei temi bellissimi, il diario, le cose. Poi, siccome mi sono sposata molto giovane, poi ho fatto altro, ho fatto la mamma e quindi ho lasciato perdere la scrittura. Però quando ho avuto tempo, sempre qualcosina ho scritto anche di una storia che poi ne parlerò dopo, di una storia importante che riguarda mio marito, i progetti futuri. La scrittura mi aiuta, intanto la scrittura mi ha sempre aiutato, quindi quando è nato il progetto Noi Donne in Carcere, appunto, di giornalismo, che, cioè, per me è stata vita, è stato bellissimo, perché potevo comunque avere, ecco, appunto, più libri, più cose, perché quando una studia, c'è un progetto, appunto, come ha detto prima, si possono avere più penne, più carte, più libri, più. Quindi io con la testa, grazie a questo progetto e anche altri, ma soprattutto a questo, la mia testa era sempre fuori. Io ero detenuta, per modo di dire, detenuta, perché certo mi mancava l'affetto, mi mancava la libertà, ma la mia mente era sempre libera. Quindi parlavo di ricordi, facendo riferimento a una notizia che mi arrivava, cercavo di sentire le emozioni e di dire, beh, magari io sono fortunata perché a me questo non mi è mai capitato, allora dico questo, quello, facendo delle riflessioni, anche pensando a chi sta peggio di noi, sempre, e di essere fortunata, nonostante il carcere,
che per carità è duro, è difficile. Poi, come tu saprai, Patrizia, io non ho fatto una detenzione difficile, perché c'era anche mia figlia, c'era anche mio nipote, quindi insomma è stata una cosa molto pesante, però l'abbiamo superata, e penso che l'abbiamo superata io con la scrittura, mia figlia sì, ha scritto ma non tanto, ma con l'amore, ecco, con l'amore, che è importante, di questo se ne parla poco, ma l'amore, gli affetti in carcere, e ribadisco, per tutti, ma soprattutto per le donne. Per le donne, perché sono mamme, perché sono nonne, perché sono figlie, l'amore, l'amore aiuta. Quindi anche uno sguardo da un agente che ti dice: le bikini, come stai? Dai, adesso ti arriva le mele di tua figlia, che magari ti vede in pensiero, oppure non arriva a un colloquio, oppure a me è successo di aver perso mio fratello mentre ero in carcere, che stava male. Quindi insomma ho avuto anche conforto da loro, devo dire la verità, non è sempre, almeno io parlo per la mia esperienza. Poi certo, il carcere è carcere, insomma, io alla mia età sono entrata a 64 anni, a gennaio ne faccio 72, ancora sto combattendo, perché io sono in differimento pena per gravi motivi di salute, e quindi sì, insomma, ecco. Allora, avete capito che io e Anna Maria ci conosciamo, lei pensa che, ecco, è in uscita il suo libro che è un'autobiografia, quindi lei per questo alludeva ai passaggi della sua storia, no? Che per ripercorre un po' le esperienze della sua vita, e c'è nella sua storia, nel suo libro c'è un po', ci sono un po' tutti e tre gli elementi, cioè c'è sia il ricostruire che il denunciare come la situazione carceraria, eccetera. Adesso invece andiamo a conoscere queste persone che io invece non conosco, e do la parola a... Io so che uno è Brunello e uno è Pietro, e chi vuole parlare per primo? Io farei a voi la stessa domanda, cioè il vostro rapporto con la scrittura. Molto brevemente vorrei spiegare alcune cose. Credo che Carla abbia anche portato alcune produzioni. Queste produzioni voi potete vedere gruppi di scrittura con autori papà detenuti e papà liberi. Quindi un lavoro di cui parlerà meglio Carla, legata all'autobiografia, ma legata anche al tema della genitorialità, che è già stata citata. Allora, su questo termine di papà genitori, papà liberi, io devo dire che c'è una cosa molto vera. Io ho avuto la fortuna di partecipare, dando una mano a Carla, ad almeno 6 gruppi di questo tipo, anche nelle carceri, non solo a Piacenza, ma anche a San Vittore, Milano, e Milano Opera. Allora, davvero, a un certo punto ci si rende conto che questa differenza papà detenuti e papà liberi viene annullata. Davvero si fa un gruppo, e partecipare a un gruppo significa tirare fuori le condizioni. È forse meno vero, secondo me, questo aspetto della paternità. Noi il termine genitorialità è così generale che noi ci siamo trovati ad avere anche nelle scritture concrete delle situazioni che mi hanno fatto mettere in dubbio. Io penso di essere stato invitato da Carla perché già ricoprivo un ruolo di papà, ma anche di papà affidatario. Però dentro abbiamo trovato nei gruppi anche persone che hanno chiesto e ottenuto ovviamente di partecipare, ma che poi papà non lo erano, non si sentivano di esserlo, che magari non vedevano il figlio, che vivevano malissimo il fatto che il figlio non li andasse a trovare. Io ho un ricordo come un colpo molto forte per me, quando un ragazzo brasiliano nel carcere di Opera, se non sbaglio, ha raccontato che lui aveva avuto 3 padri, perché si parla della paternità in quanto figli, non solo in quanto padri,
il suo papà naturale, puoi usare questa in Toscana, papà non so se va bene perché voi usate babbo, ma ci capiamo, che lui non ha mai conosciuto, un secondo papà che non era il suo papà biologico, che lo ha riempito di botte per tutto il tempo, e il papà di cui si sentiva veramente figlio, che era un volontario che si occupava di suo figlio. Quindi questi incroci sulla paternità mi hanno fatto riflettere e imparare molto. Molto brevemente, ci sarebbero moltissime cose da raccontare. Prima di tutto vorrei dire che la conduzione di queste cose non è tecnica, forse è anche qualcosa di più di metodo, però io ho molta paura delle mode che sono anche arrivate di persone che si occupano di autobiografie, tengono dei corsi, pensano magari di andare in carcere, e se mi spieghi 3 o 4 giochini da fare abbiamo risolto. Questo penso che vada detto, scusate l'aspetto polemico. Un altro aspetto un po' polemico è che alle volte nella mia esperienza si è fatto un po' il presepe, forse Carla non lo direbbe, però dove mi sono reso conto che le persone si mettevano un po' a raccontare non le cose ma quello che poteva far piacere sentire dire a tutti, e questo secondo me va anche bloccato. E poi non solo da parte delle persone, sottolineo persone, che parteciparono al gruppo essendo in carcere, la grande facilità, appunto, che quasi molti dicevano, ma io non pensavo di scrivere queste cose, non avrei mai pensato che mi uscissero queste cose, però rivolte al passato, e la grandissima difficoltà, lo ripeto, non solo da parte delle persone detenute, di pensarsi fuori, di pensarsi al futuro. Ecco, vorrei sottolineare questo aspetto. C'è una cosa che mi ha colpito molto, che ho sentito, che mi è venuta in mente preparando, insomma, pensando di venire all'incontro di oggi. Ed è una cosa che... ho proprio questa immagine di questo psicologo che si chiama Carlo Lepri, che lavora a Genova, lavora soprattutto sugli inserimenti lavorativi, e lui in un filmato dice: teniamo presente che siamo tutti un po' figli della nostra storia. E io credo che questo sia molto vero. A volte le storie sono impensabili, sono difficili da paragonare, ecco, però a volte ci dimentichiamo che uno si porta dietro tanto. Concludo con una domanda. Abbiamo sentito delle letture che sono storie. Io purtroppo sul carcere sento anche molte storielle, molte banalizzazioni, scimmiottamenti, ecco, il carcere purtroppo è molto raccontato male anche. Ecco, io concludo con una domanda: come fare? Io faccio l'operatore sociale nella vita, non vivo soltanto come padre, ovviamente, entro in carcere ormai da più di 20 anni. E quindi la domanda che mi viene è: come fare per essere produttori di storie? Sento anche questa responsabilità, non solo per essere in maniera maieutica quelli che aiutano a tirar fuori le storie, ma anche a produrle, a domandarsi, va bene, adesso dove andiamo? Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Pietro, sono un ex detenuto, ho fatto 4 anni. Caratterialmente sono sempre stato molto riservato, proprio di natura. E non ho mai, prima nella vita, prima del carcere, non ho mai scritto nulla, se non cose di lavoro, cose che riguardavano la mia attività, ma non ho mai scritto nulla di personale. L'iniziativa che ha avuto Carla... all'inizio ci sono andato con grandissimo timore, proprio, anzi forse non ci sarei neanche andato se non mi avessero sollecitato a partecipare. Sono rimasto sorpreso innanzitutto di poterle mettere su carta,
le cose che mi venivano in mente, che riguardavano in parte cose personali, in parte anche cose che uno non pensava neanche di dover o di poter scrivere, perché erano talmente dentro che dici tanto ce li ho lì. Invece il fatto della scrittura, poi ho avuto fortuna durante la detenzione, ho fatto per 2 anni e mezzo lo scrivano in carcere e quindi ho avuto contatto con tutti gli altri ragazzi che erano detenuti, che non erano solamente lo scrivano, a volte se fatto bene è una cosa bellissima per i detenuti, a parte le loro istanze eccetera, d'accordo, ma ho fatto un sacco di lettere a mogli, figlie, fidanzate, quindi entri in un mondo dove comunque il peso psicologico ce l'hai addosso. Parte di questo peso psicologico che già hai addosso per il fatto di essere detenuto, l'ho scaricato, e non è stato solamente uno scarico quello di scrivere, che è la cosa più banale che ti viene in mente. Io scrivo, metto su carta un pensiero che era lì, che probabilmente non sarebbe mai uscito, che invece riesci addirittura a scriverlo, che è peggio che dirlo a voce. Ma sotto certi aspetti, almeno per me, è stato, cioè alla fine del corso di genitorialità, di scrittura, eccetera, per me è stata quasi una catarsi, nel senso buono del termine, cioè mi sono proprio ripulito, ero molto, molto, molto più leggero. Alcune cose molto personali non sono riuscito a scriverle e quindi restano ancora lì dove sono adesso. Altre invece che erano vicino al molto personale, le ho messe su carta e ho scoperto che tutto sommato sono molto meglio di quello che la mia storia carceraria poteva evidenziare, o comunque mi ha evidenziato. E è stato, oltre a scaricare, come dicevamo prima, mi ha anche permesso di sentirmi migliore, che là dentro non è una cosa da poco, non è una cosa da poco, perché tutti i santi giorni, anche se non si arrivano a quelle situazioni estreme che prima abbiamo sentito, nel carcere di Piacenza non è così, però ricevi delle micro umiliazioni quotidiane che alla fine ti portano un peso addosso sulle spalle, che vai a letto in branda la sera con un magone, almeno a me succedeva così, perché alcune cose non le capisci, micro umiliazioni a volte fatte apposta, a volte invece erano assolutamente involontarie, ti venivano fatte senza che ci fosse la volontà di umiliarti o di, però le subivi. La scrittura che ho fatto insieme a Carla, che è venuta a fare nel carcere di Piacenza, mi ha ripulito anche di queste piccole cose che, insomma, secondo me, dopo diciamo questa mia esperienza carceraria, anche l'utilizzo della scrittura, e poi ho sentito prima che parlavano della biblioteca, è stata rifatta insieme alla Passerini Landi, che è la biblioteca comunale di Piacenza, tutte e tre le biblioteche del carcere, il padiglione vecchio, il padiglione nuovo e il femminile, e mi hanno messo a fare, ho rifatto tutta la catalogazione di tutti i libri del carcere col metodo Dewey, quello internazionale. È stato bellissimo, bellissimo. Poi io amo leggere, quindi guardavo poca televisione, ero uno, cioè a me piace moltissimo leggere, mi scarica molto, come diceva prima la signora, non ero più dentro ma ero fuori, e quindi l'insieme di queste cose insieme alla scrittura
sono qui oggi, ho accettato, Carla mi ha chiesto di venire oggi e non ho fatto fatica, perché il mettersi davanti alle persone mi faccio fatica caratterialmente, l'ho sempre fatta, però la scrittura mi ha permesso anche di accettare l'invito di Carla, quindi tutto qua. Un'ultima cosa, volevo ringraziare il professor Clemente, perché come ho detto Carla, dopo il suo intervento ho capito che ha capito, non è facile, non è facile. Adesso facciamo un esperimento in presa diretta, come si lavora. Allora, Anna Maria ha scritto delle cose ma non le ha dette. E allora, per esempio, nel suo libro, mi permetto, poi do la parola subito a Monica, Sarsini, poi a Carlo, va bene. Lei ha usato la scrittura per anche come modo di trasformare la realtà, no? E di dire delle cose che faceva fatica a dire. Per esempio, il racconto della prima notte in carcere, lei non ha scritto in prima persona, ha inventato una sceneggiatura. Quindi ha fatto vivere questa protagonista, ha inventato un personaggio che è Maria, che, e quindi lei è anche la visita, ha raccontato delle cose sue che però erano difficili da raccontare, e attraverso la scrittura, questo modo di esprimere, che qualcuno l'avrà pur aiutata a fare questa cosa, è riuscita a dire cose. Un'altra cosa molto bella è anche il giocare con le parole, perché lei ha inventato, cioè guardandosi intorno dai domiciliari dove si trova, lei guarda dalla finestra, vede un personaggio e inventa una storia dove ci mette su questo personaggio, quindi è anche un giocare con le parole, in modo che siano un modo per trasformare la sua vita, è entrata in questo personaggio inventato, perché è reale. No, tra l'altro poi questo personaggio gli ha fatto leggere il racconto e gli è piaciuto, per fortuna sono anche diventati amici. Però della fantasia, visto da esatto, cioè, ecco, quindi la scrittura è diventata anche un mezzo per evadere effettivamente, andare oltre quello che si vede. Allora io non so, io avrei dato la parola a Monica. Aspetta un attimo. Ho fatto la scrivana. Ecco. E do atto a quello che tu dici. Io ho fatto per quasi un anno la scrivana al nido e infermeria, che sono i reparti più difficili. E veramente siamo, quando mi vedevano chi sia, chi mamma, chi nonna, erano felici perché gli tiravo su. Facevo istanze e cose, quindi condivido pienamente quello che tu dicevi. Ma anch'io sono molto ansiosa di sentire Carla Chiappini, però siccome non abbiamo Cosetta e non abbiamo la portavoce, io avrei dato la parola a lei, però poi... Grazie. No, Cosetta è in una casa famiglia e ha detto che sta molto peggio lì che a Sollicciano, dove ha perso le sue amiche. Comunque è molto depressa e non è voluta venire. E niente, io dico brevemente come si svolge questo mio corso. Posso fare quello? Allora, sono 13 anni che io, insieme al grandissimo aiuto di Anna Maria Mori, Anna Maria Ricci, Claudio, che è il responsabile delle scuole superiori, no, lo sbaglio, elementa, vabbè, CPA, insomma, tengo un corso di scrittura per più di 5 anni, l'ho tenuto solo al femminile, anche di più, e dopo lo tengo anche al maschile. Questo corso non l'ho scelto io di andare a insegnare in carcere, non avevo questa grande propensione. Inoltre, avevo attacchi di panico, ogni ben di Dio, mi sembrava impensabile riuscire ad arrivare lì. Quando sono entrata lì sono rimasta
talmente sopraffatta da quello che ho conosciuto, per cui non ho mai più smesso. Inverno, estate, agosto, Natale, io vivo con queste persone a cui sono molto affezionata e con le quali mi diverto moltissimo nella tragedia che ci accomuna. Comunque, le donne, la prima cosa che mi hanno chiesto appena si sono presentate nella biblioteca, all'epoca fatiscente del carcere femminile, un tavolo rotto con tre gambe sole, una libreria patetica dove non c'era proprio nulla, e comunque posso dire, io dico la mia, non è la verità, è la mia considerazione, al femminile ora ci sono molti più libri, ma bisogna vedere che libri, cioè non è che basta che uno legga, cioè la moltitudine di quei libri sarebbero proprio da eliminare, perché non nutrono nella consapevolezza la verità, niente, una schifezza da togliere. Però gentilmente a volte io dico, fatti da qualche detenuta, mi sembra che tu ti farebbe bene leggere Agatha Christie o quello o quell'altro, e questa biblioteca li fa venire, grazie. Sì. E allora queste detenute erano disperate per la vita che svolgono lì dentro, per le ingiustizie che subiscono, tant'è vero che nessuna di loro ha mai avuto l'opportunità di riflettere su cosa hanno fatto loro, cioè sono tutte proiettate su quanto subiscono, no? E hanno cominciato a scrivere quello che volevano loro, e tutte le volte che ci incontriamo, non so se lo fate anche voi, comunque leggiamo a voce alta che cosa una di loro ha scritto e tutte insieme lavoriamo a renderlo racconto, perché comunque io non sono né una psicologa né un assistente sociale né Santa Maria di non so che, cioè non, io sono una persona che scrive, la cui attività di scrittrice mi ha permesso di fare un percorso di scoperta di me, della scrittura, a cui sono molto appassionata. Ho avuto delle persone accanto fenomenali, Scheviller, Bilenchi, insomma dei nomi molto autorevoli, dai quali ho imparato come si fa a lavorare su un testo, che cosa vuol dire scrivere, insomma, per cui io pretendo da queste persone che vengono al corso un'estrema attenzione alla qualità della scrittura. Per me è il mio sapere, è l'unica cosa che io sono in grado di condividere con loro. Poi perché scrivono, cosa scrivono, se serve a loro, se serve a noi, se sono evoluti, se non mi riguarda. Cioè so che tutto è importantissimo, perché la scrittura aiuta a prendere coscienza di sé, di quello e di quell'altro, ma è come dire, io insegno uno strumento musicale oppure a cantare, non è le parole che uno usa, ma se non stona. Per me il mio appiglio a mantenere con loro un rapporto che possa funzionare è quello, perché non, per il resto non sono in grado, non è il mio compito. E purtroppo non credo nemmeno che la scrittura salvi molto, perché le vedo continuare a ritornare a Sollicciano, oppure quando escono persone straordinarie con le quali sono rimasta in amicizia, donne, così non scrivono più nulla, cioè non ce la fanno più, perché sono talmente oberate dalla sopravvivenza, da come fare a mantenersi in equilibrio, che naturalmente la scrittura la abbandonano. Allora, le ho viste così disperate che ho detto, noi siamo vive qui, ce la faremo, pubblicheremo un libro bellissimo, insomma m'era presa come prende per gli altri di avere questo entusiasmo, e per
per riassumere, abbiamo pubblicato Alice nel paese delle domandine, Alice la guardia e l'asino bianco e racconti dalla casa di nessuno, che sono tre libri pubblicati dalla casa editrice Le Lettere gratuitamente, bellissimi libri che i detenuti hanno scelto il titolo, il rovescio di copertina. Io non ho manipolato una parola delle loro cose, abbiamo solo lavorato insieme per renderli appunto libri meritevoli nella loro, secondo me. Questi libri sono stati presentati dappertutto e la cosa bella è che i detenuti sono venuti con noi fuori, hanno mangiato 14 fette di torta, hanno corso per il piazzale Michelangelo, insomma è stato per loro un'occasione di libertà e un'occasione anche di prendere coscienza di quanto quello che loro facevano venisse apprezzato e di scoprire che dentro di sé erano una tribù, diciamo, cioè non siamo solo una cosa, siamo tante persone, siamo tanti aspetti di noi, quindi non erano soltanto delle persone che hanno compiuto un reato, ma anche delle persone in grado di vincere un monte di soldi, perché io con Anna Maria li facciamo partecipare a numerosissimi concorsi letterari, prevalentemente concorsi per detenuti, perché purtroppo così, perché quelli non per detenuti costano e quando ci sono i concorsi per detenuti e no, quelli per i detenuti hanno un premio inferiore, cosa d'un orrore cosmico. Sì, allora scusate se mi sono dilungata, ma mi andava. La cosa è che via via negli anni, andando lì, stando malissimo, poi la fatiscenza e l'orrore di questo carcere incutono un'angoscia sul Licciano, veramente, nonostante le deliziose persone che oltre alle altre collaborano, insomma. A un certo punto è venuta per 3 mesi come direttrice la direttrice Giampiccolo del carcere di Volterra, a cui ho chiesto, molto aperta, una donna molto brava, a cui ho chiesto se era possibile far partecipare gli esterni, persone esterne, al corso di scrittura con i detenuti. Lei era entusiasta, ha detto benissimo, lo facciamo, però va fatto al maschile, perché al maschile hanno una organizzazione, le classi, insomma. E quindi mi è dispiaciuto un po', perché non pensavo di stare volentieri con i detenuti uomini, e ho continuato allora ad andare dalle donne che non avevano però l'opportunità di condividere la lezione con queste persone esterne che si iscrivono al corso gratuitamente tramite l'ARCI. E allora sono andata al maschile e ho trovato... Mi sono sorpresa perché mi sono sembrati molto più civili delle donne che si massacrano, proprio le streghe del coso sono più miti. Le donne tra di sé hanno dei rapporti secondo me, e l'Anna Maria, apocalittici. Poi, e loro, gli uomini scrivono moltissimo, delle storie bellissime, ma non raccontano mai del loro reato, si fermano sempre prima di... Mentre le donne invece nei due libri di cui vi ho accennato prima ci raccontano dettagliatamente cosa vuol dire vivere in un carcere, ci fanno un atto di... hanno una generosità enorme di farci entrare in questo microcosmo chiuso, segreto, che gli antropologi apprezzano molto, sono interessati a studiare. Infatti al Museo di Antropologia hanno presentato il libro 3 volte e ora il 20 ottobre presenteranno la portavoce. E dopodiché ho proposto di far venire a questi incontri
persone autorevoli del mondo della cultura che da 3-4 anni, non so quanto, gratuitamente, con grandissima generosità, vengono a incontrare i detenuti sempre possibilmente intorno al tema della scrittura. Sono venuti scrittori, filosofi, poeti, giornalisti, antropologi, cioè è una ricchezza. Poi Tommaso Montanari, padre Bernardo Gianni, viene ogni cinque minuti, Ubaldo Fadini, cioè è una cosa bellissima. Quante persone di varie sfaccettature del sapere si dispongono a venire a stare con questi detenuti e me e l'Anna Maria, perché anche per noi è importantissimo ascoltarli e allargare un po' l'opportunità di venire a contatto con degli argomenti che purtroppo loro lì dentro non c'è, una miseria di contenuti, una perdita di linguaggio, di parole, tante parole non le usano più, se le dimenticano. Ho concluso. Bene, io sono Carla Chiappini, sono una giornalista principalmente, laureata in lettere, amante della scrittura e della lettura da sempre, però in carcere sono entrata come giornalista per fare uscire le storie delle persone. Dopo un po' di tempo mi sono accorta che mi mancavano proprio delle competenze e ho chiesto aiuto al professor Demetrio. Gli ho scritto, ho detto: guardi, io sto lavorando in carcere e mi rendo conto che mi mancano delle competenze, non so come aiutare queste persone a scrivere quello che vorrebbero scrivere. E da lì lui è stato molto cordiale e mi ha fatto studiare molto, per cui ho fatto 3-4 anni, ormai sono 5 anni ad Anghiari, alla Libera Università, che è tanto vicina a Città della Pieve, alla Città dei Diari, e quindi il mio punto di vista è diverso e quindi molto interessante per me sentire, perché anch'io tra l'altro ho fatto corsi, ma come alunna, di scrittura creativa, ma la mia curiosità era più sulle persone, intanto sulla mia persona, perché ho dovuto scrivere la mia autobiografia. E avendo scritto la mia autobiografia ho sentito, più che visto, la fatica di andare a fondo di quello che nella nostra vita è successo, che magari non è un reato, ma è comunque un dolore, uno sbaglio, un qualcosa che non avresti mai voluto fare e che pure hai fatto. E per cui nessuno ti ha condannato, quindi sei più tu che ti... hai bisogno di entrare in contatto con te e di forse a volte anche un po' assolverti. Comunque da questa esperienza ho pensato poi di spostarmi proprio, di impegnarmi di più sui laboratori autobiografici e come hanno detto Brunello e Pietro, e io sarò più sintetica su questo, ho cercato da subito di proporre a persone esterne di scrivere insieme a persone detenute, perché tra gli slogan che noi sentiamo, molto corretti peraltro, che siamo tutti simili eccetera, io penso sempre che un conto è dirlo con la bocca e un conto è sentirlo dentro, che tu sei veramente simile a quella persona che magari ha tolto la vita a un'altra persona, che magari ha fatto qualcosa che per te è difficile da comprendere. E questo è, e ho cominciato un po' con molta, anzi non un po', con tanta paura, perché la prima volta ho proposto quest'idea a Verona, nel carcere di Verona, a amiche, mi sono sempre appoggiata però ad associazioni di volontariato, a persone che già lavoravano lì. Non sono arrivata come un drone, paf. Però non sapevo cosa sarebbe successo. Mi sono trovata intorno a questo tavolo 40,
no, 40 no, ma 30 uomini di età molto diverse tra loro, di diverse provenienze. Addirittura questo gruppo aveva tra i suoi componenti anche delle persone che in carcere sono emarginate dagli altri, cioè quindi protetti, detenuti comuni, papà esterni. E sul primo momento ho detto proviamo e scriviamo il primo ricordo di mio padre. E quello che io ricordo di questi primi ricordi è stato un signore che era un volontario esterno e che ha scritto, e poi si è molto emozionato, ha scritto una cosa molto breve, esteticamente molto bella poi, perché ha detto mi ricordo quella volta in cui siamo entrati in una casa che non era la nostra casa e mio padre abbracciava una donna che non era la mia mamma e io dovevo giocare col suo bambino e mi chiedevo cosa stava succedendo e avrei tanto voluto chiederglielo ma non ho mai avuto il coraggio e quando l'ho capito era tardi. Ecco, questo è stato. Devo dire che come tutte le scritture autobiografiche molto forti, a me da un lato sei commosso, ma dall'altro come responsabile davvero ti senti il peso di quello che hai sentito leggere. E quando siamo usciti io gli ho detto grazie, molto semplicemente. E lui mi ha spiegato, mi ha detto guarda, io con la testa volevo scrivere tutt'altro, ma questo ricordo urgeva così tanto, era così urgente ed era un ricordo lontanissimo. Questo signore era un signore anziano, il suo papà non c'era più da tantissimi anni. Allora cosa voglio dire? Anch'io credo che la scrittura non salvi, come non salva il teatro, cioè poche cose, dai, diciamolo, forse a volte la famiglia, forse il lavoro, forse una forte volontà, ma la debolezza di quando si esce l'abbiamo conosciuta. Però io penso che la scrittura apra davvero delle crepe nel muro e se la persona è disponibile a guardare al di là, può essere in qualche modo salvifica, non perché uno non farà mai più reati o uno come me non farà più le cose sbagliate su cui recidiva, perché questo poi è l'umanità, però ti dà uno spazio, ti offre uno spazio di comprensione, forse anche di interpretazione su cui si può lavorare. Ecco, mi sentirei di dire questo. Grazie. Allora, abbiamo un'altra giornalista. Abbiamo un'altra giornalista che viene da noi donne e che ha fatto un laboratorio a Rebibbia e ora ci racconterà qualcosa di questa sua esperienza. Però, devo dire, la scrittura non salva, però... Insomma, vabbè, non voglio imbarcarmi in discorsi teologici, però l'amicizia a volte è qualcosa di molto solido e infatti... L'amicizia tra Anna Maria e Paola continua. Grazie di questa opportunità molto importante. Credo di dover un attimo descrivere anche io il nostro lavoro. Allora, Rebibbia intanto femminile, il carcere femminile più grande d'Italia e forse d'Europa. È una cosa che mi interessa subito dire che apparentemente non c'entra ma che mi rimanda al professore. Occuparsi degli stranieri e dei Rom. Due terzi, un terzo, la maggioranza del carcere femminile di Rebibbia sono donne rom, il che insegna anche che il carcere può essere un'opportunità. Da subito passo a quest'altro concetto. Noi siamo andate con a capo la direttora, come si chiama, di Noi Donne, l'antico giornale Noi Donne, ed è importante dire che quando siamo andate il giornale era ancora cartaceo. Siamo state lì 5 anni, il nostro incontro con Anna Maria è stato gli ultimi 3 e i primi 2 anni abbiamo in 5 anni incontrato direi alcune centinaia di donne. La cosa credo che ci abbia molto aiutato e ci ha aiutato poi a capire, perché anche noi siamo arrivate senza sapere bene, però una cosa che avevamo chiara ci è stata di grande aiuto e credo che sia utile raccontarla. Noi partivamo dall'idea che volevamo parlare di giornale, di cronaca, di notizie, di informazione.
e poi, avendo il giornale cartaceo, di fare anche scrivere. Il fatto di partire dalle notizie ci ha permesso di scoprire mano a mano una chiave di segreto non di poco conto. Facciamo un esempio, c'è il caso, arriviamo il giorno che andiamo a fare il nostro lavoro, e c'è il caso di un bambino che è stato ammazzato. Cosa pensate di questo articolo? Attraverso l'articolo, piano piano, si arriva a sentire parlare di quello che pensi tu dei tuoi bambini. Arrivi a parlare di te per via indiretta, ma noi non lo avevamo programmato, ma abbiamo scoperto una chiave eccezionale, perché mano a mano che andavamo a discutere notizie che erano femminili e non femminili, dalla notizia, con una premessa, anche questa è una cosa che mi interessa molto dire, noi, non so, come credo voi, non sapevamo mai quali erano diciamo le condanne delle donne. Ed è giusto che sia così, perché sarebbe altrimenti pericolosissimo entrare avendo un giudizio già. E noi non sapevamo, ma attraverso il racconto di sé, partendo dalle notizie, piano piano le donne parlavano. Naturalmente questo ci ha aiutato molto, perché noi appena arrivati abbiamo trovato una grande diffidenza. Io non potrò mai dimenticare, nessuno di noi che ha cominciato, una donna che poi è morta quando è uscita perché ha ricominciato a drogarsi, tanto per dire, che ci arrivate ci disse: ma che volete da noi? Questo è stato l'impatto, che naturalmente è ghiacciante, perché dopodiché noi abbiamo cominciato a scrivere e mano a mano a parlare dagli articoli alla vita del carcere. Per esempio, uno degli argomenti, devo dire, più affascinanti è proprio la comunità del carcere. E quindi questa cosa ci ha aiutato, e mano a mano abbiamo scritto articoli, per esempio, sulla cucina, sugli strumenti di cucina, ossia scoprire come si possa fare per una grattugia di parmigiano con una scatola di tonno bucata, voglio dire, per esempio, merita un intero articolo. E quindi siamo andati con una fortuna, il carcere di Rebibbia, tra l'altro allora con la direttrice del Grosso, ma anche adesso, permetteva alla fine di ogni gruppo di lavoro di fare, c'è un bellissimo teatrino femminile, meno bello di quello maschile, però molto interessante, di confrontarci su quello che avevamo fatto, facendo dai testi che avevamo scritto una specie di opera teatrale minimale, a cui abbiamo sempre potuto invitare istituzioni, amici del carcere, altre giornaliste, scrittori, tutti quelli che volevamo, bastava fare la prassi. Dico questo perché poi ci ha aiutato, perché noi alla fine, arriverò, noi abbiamo scritto anche due piccole, diciamo, libri, due piccole pubblicazioni, che sono state frutto di questo, che hanno avuto, come dire, la fortuna di avere portato dentro il carcere, nell'occasione della fine dei progetti, delle persone esterne. E questo ci è stato di grandissimo aiuto, perché dopo i primi 2 o 3 anni, deciso che avevamo messo a fuoco 2 cose sulle quali volevamo scrivere. La prima, che mi interessa molto sapere anche se il carcere femminile ha delle sue singolarità molto particolari. Intanto le donne, per la prima volta, sono libere dai mestieri e dalla cura della famiglia e dei figli. Quindi liberano tempo e liberano mente. Quasi per la prima volta si ritrovano a pensare ad avere tempo per sé. E improvvisamente è una scoperta. E questa scoperta, se la riesci a riempire di stimoli, diventa fruttosissima. Non solo, ma alle donne, sicuramente anche agli uomini, adesso la mia esperienza è solo lì, si rendono conto, diciamo, di avere avuto nella vita prima della prigione un'infinità di prigioni. Questo ci ha permesso a noi, questo è il libretto, ve lo faccio solo vedere, poi mi serve dire una cosa che riguarda anche Anna Maria di questo libretto. Questo, diciamo, l'abbiamo chiamato a mano libera, perché noi ci siamo resi conto che la scrittura ti libera. Tenendo conto che il processo di scrittura che io mi sento definire è che prima di raccontare e poi raccontarsi. Questo è il processo interessante che senza volere noi ci siamo ritrovati ad avere messo in moto. Tutto quello racconto, diciamo, non era stato preordinato, ce ne siamo accorti mano a mano. Prima racconti e poi ti racconti, e talvolta non ti racconti. Però il processo, prima hai voglia di scrivere storie, poesie, commenti, e poi improvvisamente dici: ah, ma potrei anche scrivere di me. Ma ci arrivi, come dire, in questo processo.
Avere quindi capito questa forma di libertà e di evasione e avere capito che le prigioni sono nella nostra vita, ce l'abbiamo tutti, e che le donne ne hanno molte, anche gli uomini, per carità, che cosa ci ha permesso di dire? Tutte quelle donne che sono venute ai nostri incontri teatrali nel teatrino e affini, gli abbiamo chiesto se erano disponibili sul concetto di prigioni e libertà di scrivere. E noi abbiamo così scritto questo piccolo volume a mano libera, Donne tra prigioni e libertà, con una chiave. Qui ci sono solo i nomi senza i cognomi, in modo che nessuno potesse distinguere tra chi era prigioniera e chi era a casa. Però mettendo la chiave, anche per fare sentire nel concetto che qui è molto risuonato e che io condivido totalmente, come dire, andare verso non il giudizio fra le persone. Io credo che in prigione, io posso dire una cosa che ho imparato, che non esistono i giusti. Perché andare in prigione ti rivela una cosa fondamentale, soprattutto poi noi che siamo al centro, a Roma, delle notizie. Tu, la prigione dalla gente viene considerata per i grandi fatti epocali di suicidi, omicidi, disastri delle nature più grandi, per la gente quella diventa la prigione. Quando tu ci vai dentro, ti accorgi che c'è gente normale, fra virgolette, che un bel giorno ha sbagliato, invece che voltare a sinistra ha voltato a destra, poi oppure aveva voltato a destra per, a sinistra o a destra per nascita, per avvenimenti, e da errore viene fuori errore, il che non è che giustifica, ma costringe a capire le cose da un altro punto di vista completamente diverso. E quindi voglio dire, c'è questa grande importanza di unire chi sta dentro e chi sta fuori, voi l'avete detto e ripetuto, ed è per questo che io lo voglio rafforzare, trovando ciò che accomuna chi sta dentro e chi sta fuori, perché questo è l'unico percorso per non giudicare, fra virgolette, e per riuscire a mettere, come dire, sullo stesso piano e sapere che se mi capitavano certe cose probabilmente potevo esserci dentro anch'io. Dopodiché questo non è assolutorio mai, perché qui comincia il percorso che spesso arriva a poche altre cose, scrivendosi, come ha fatto Anna Maria, prima di dimenticare. Anna Maria adesso ha delle difficoltà un po' a scrivere per questioni di età, a scrivere con la mano, non a scrivere col cervello. Ma all'epoca disegnava, eccetera, e noi, questo, diciamo, la copertina di questo era un disegno che aveva fatto Anna Maria e che la direttura di Noi Donne ha voluto trasformare, perché da lei, io, come dire, sono sua grande collaboratrice, ma è lei l'anima di questo estate, di questo progetto, ha voluto che diventasse. Dopodiché abbiamo scritto anche un'altra cosa, che è un almanacco, perché ci siamo abbiamo deciso che era molto divertente sull'agricoltura, l'ambiente ed altro, perché tra l'altro a Re Bibbia, credo, non lo so in quanti altri, ma c'è un'azienda agricola di non poco conto, come dire, dove chi ha la fortuna di lavorarci, tutte le volte che ho sentito parlarne, la vede come una libertà, perché ci sono gli animali, ci sono le serre, e comunque stai all'aria aperta. È faticoso, quello che vuoi, ma ti entra in una dimensione esterna di non poca importanza, come dire. E quindi si sono appunto create tutte queste, e si sono create relazioni esterne di non poco conto fra appunto chi, come me e non solo, ha lavorato lì e ha mantenuto lì. Naturalmente per alcune, diciamo, come Anna Maria, è venuta fuori piano piano la storia della sua vita, molto complessa. La cosa interessante quando questo libro uscirà è che Anna Maria racconta e non si assolve, perché credo che la cosa più difficile sia questa, nel senso che possono rischiare di aversi racconti in cui poi alla fine invece lei, con una, ovviamente poi ci sono cose che, come sentivo dire, credo che non si diranno mai, come nella vita normale tanti di noi non si dicono a se stessi, non è una cosa così strana, come dire, naturalmente in qualche caso è più grave quello che non ti dici, in qualche caso è meno grave, ma il meccanismo è tale e quale. La chiave è proprio, io credo, questa, di scoprire che i meccanismi di rapporto sono, diciamo, analoghi, e quindi tu entri in una logica in cui, anzi, io mi permetto di dire, qualche volta di intimidirti. E non solo, adesso io dico una cosa, che io in quegli anni ho conosciuto di tutto, come voi, come tutti quelli che stavano dentro, delitti e pene di qualunque,
Ma a proposito, non mi vorrei scordare di questo, fra i libri citati l'Università di Re Bibbia di Goliarda Sapienza, qui non è stato citato, ma io credo che sia una grande opera, piccola ma enorme, e quindi non volevo scordarmi, come dire. E quindi tu impari, alla fine sai le pene di tutte le persone che hai davanti, perché te raccontano, non perché le chiedi. Beh, a me è capitato almeno due volte di avere più fiducia in persone, istintiva, perché la fiducia non è un fatto razionale, di persone con pene gravissime rispetto a persone con pene minime. Ci sono persone con pene gravissime con cui io potrei andare in capo al mondo, sicuramente una è Anna Maria, ma non è la sola. C'è una delle donne che io ho conosciuto che ha ammazzato il suo compagno, inversione di tendenza, diciamo così. Beh, io con lei andrei ovunque. Ci sono altre che hanno fatto cose... Io non ci andrei da nessuna parte. Questo, secondo me, è una chiave enorme, ma che è possibile solo quando ti poni a tabula rasa. Per questo io dico, per esempio, io sono molto contenta che nessuno ci ha mai detto chi avevamo di fronte. Perché se tu entri con questo pregiudizio, sei finito. Da quel momento quella persona la guardi non come il nome e cognome, ma con uno, due, tre, quattro. Ultimissime due, tre cose, perché veramente sono esperienze che in qualche modo alla fine fai fatica ad allontanartene. Noi adesso il Covid ci ha finita la nostra esperienza, non penso che la rinizieremo, però abbiamo tante relazioni, come dire, esterne, e come dire, ti lascia proprio un bisogno quasi di tornarci, perché capire il dentro ti fa capire te. Cioè, si mette in moto un meccanismo di vera parità sociale. Io quello che dico lo penso davvero. Sono dei traumi. Perché tu finisci la storia di quello che è andato sulla cronaca di Roma per 100 volte e poi ti poni anche quali sono i veri problemi anche di deviazione che avviene dall'infanzia in poi, dai quali dovresti agire. Perché detto tutto questo non ti trovi di fronte a delle sante e a dei santi, ma e nasce tutto il problema di come fare del carcere un'opportunità. Quali lavori davvero che nella società, di cui la società ha bisogno, si possono insegnare in carcere, in modo che la gente uscendo trovi lavoro? Mancano i falegnami? Mancano gli idraulici? Oppure, questo io credo che in un contesto come questo sia un grandissimo tema, perché la professionalità che manca può essere costruita dentro, e finisco dicendo, può essere costruita attraverso molti dei detenuti anche. Perché in molti casi dentro le carceri c'è gente che sa fare cose che fuori non sa fare più nessuno. Che forse è un grande nodo assolutamente educativo. Le Rom, ultimissimo, per loro è davvero un'opportunità. Intanto scopri chi sono le Rom e quale vita orribile. Mantengono la famiglia insieme ai bambini, non devono studiare, non devono. Il carcere può essere l'opportunità per imparare a leggere e scrivere, perché per loro leggere e scrivere è quasi vietato. Questa è la mia esperienza anche fuori dal carcere. Quindi ecco, io dico, noi continuiamo, questo libro per noi è stato una grandissima, diciamo, soddisfazione, perché è proprio vero che tutti siamo in carcere, ma è loro, è molto diverso, è molto più pesante, molto. E io credo che sia un lavoro che valga la pena divulgare, come state facendo, enormemente, perché la gente si ferma ai delitti di cronaca. Questo è il punto nodale da cui partire. Poi se sono delitti in senso vero o cose orribili di altro, noi abbiamo, perché Roma è Roma, abbiamo conosciuto delle donne da cronaca e cronachissima, che poi dentro sono tutti uguali. Finisco sul serio. Anna Maria, voglio dire una cosa di Anna Maria. Anna Maria ha una personalità molto interessante. È una donna, tra l'altro Anna Maria è proprio una romana. Qui siamo in Toscana, ma i romani hanno un loro carattere particolarissimo. Per dire. Lei è un po' come se fosse la sorella di Aldo Fabrizi, cioè ha questo carattere fortissimo,
La romanità esiste, guardate, io sono romana, ma voglio dire, esiste con delle caratteristiche molto forti. E lei in carcere, quello che diceva è reale. È stato un punto di riferimento, ecco, un fattaccio di cronaca arrivato a Donne di Re Bibbia ha fatto sì che sia stato chiesto addirittura a Anna Maria di essere fra quelle, nel suo libro in parte c'è anche, se non mi ricordo male, di vigilare, perché le altre donne avrebbero voluto far fuori la persona che aveva buttato, che ha fatto delle cose, perché le madri, come i padri, in prigione la morte dei bambini scatena sentimenti molto particolari. Lei, proprio per il suo prestigio in carcere, ma un prestigio sano, mi permetto di dirla così, perché ci sono prestigi non sani. Quindi, no, ma è bene sempre distinguere, perché siccome stiamo parlando di un mondo nel quale non c'è da... E lei è stata una di quelle che in qualche modo ha difeso questa donna e, difendendola, credo di dire, lo dico io, ha permesso ad altre donne di riflettere. Quindi è diventato un baluardo a forme di violenza. Presentissimo. Scusate, forse sono stata troppo lunga, ma come dire... Allora, Anna Maria ha preso il via a scrivere, non si ferma più, no. Aiutata da Paola che fa la scrivana, e è in procinto di, cioè, è un progetto, un altro libro, quindi noi la incoraggiamo molto su questo, magari poi ci dirà qualcosa dopo, questo pomeriggio. Io vi ringrazio anche, cioè, ci ringraziamo tutti tra di noi, perché allora intanto questa rete di volontari che ha fatto sì, per esempio, che Giuliano, in contatto con un altro volontario, mi ha messo in contatto con Anna Maria, poi con Paola. Quindi c'è effettivamente una rete di volontari. Quindi vedete quanto è bello, anche, vi avevo anticipato, mettere a confronto esperienze tanto diverse, tanti approcci diversi, motivazioni diverse, che hanno portato però ha esperienze molto interessanti, ed è bello che ci sia stato questo confronto. Si diceva prima la scrittura non salva, la scrittura però interpella. Questa interpellazione ci riguarda, quindi nel momento in cui ci sono dei libri che sono usciti e delle storie che sono state scritte, la comunità, no? Poi ne parlerete meglio questo pomeriggio, insomma, la comunità è interpellata e queste relazioni che si creano, questa rete, queste ragnatele e questa interpellazione rimane lì. Quindi l'invito è senz'altro a continuare a partecipare e a comprare libri, ovviamente, e a reagire. Avevo sentito tanto parlare e ora mi ci ritrovavo dentro, anche se ero convinta che si sarebbe presto chiarita la nostra situazione e che ci saremmo stati pochi. Ero comunque molto preoccupata per Sonia, tossicodipendente e fragile, e per Tiziana, di appena 21 anni. Mi riesce difficile parlare in prima persona di quella notte e per questo ho usato un espediente narrativo. Ho immaginato di scrivere la sceneggiatura di un film, basandomi non tanto sulla mia esperienza diretta, quanto sulle prime notti che ho visto passare alle mie compagne di cella in tanti anni. Maria, una giovane donna sotto i 30 anni, arriva in carcere per la prima volta. Destinazione Camerotti, un reparto del carcere femminile di Re Bibbia.
Ecco la cella che si trova davanti. Nella stanza c'è un letto a castello. Sotto una finestra con tre sbarre e una tenda a fiori, sicuramente ricavata dal gonnellone di una donna rombo. Ci sono due letti singoli, un tavolo con quattro sgabelli, quattro stipetti marroni, due piccoli ripiani di fitto marmo e un lavandino. Il bagno è un tubuglio di 2 metri quadri con vate, lavabo e bidet. La ragazza entra con un'aria da vittima sacrificale, disgustata. Tiene in mano la busta delle nuove aggiunte. Si tratta di una busta che contiene quello che serve a chi entra. Dentro ci sono le lenzuola, i coperti. Saluta con un'aria di sofferenza e di sufficienza e chiede: qual è il mio letto? Dove metto le mie cose? Le due ragazze più giovani rispondono quasi in coro: oh, ma non ce vedi? È l'unico libro! Quello di sotto, no? E gli stipiti in alto a destra! Boh, se c'è roba dentro lo voti, tanto su tutte stronzate inutili. Poi si presentano. Allora, io sono Luisa e lei è Eleonora. Ah, la signora che dorme è Giulia. Anzi, fai piano, che se sveglia nervosa, so cazzi amari. Meno male che è mezza sorda. E te come ti chiami? Quella dice il suo nome e poi Eleonora dice: beh, Mari, mettiamo subito in chiaro un po' di cose. Noi siamo giovani, ma vecchie di galera, perciò date subito una regolata, eh? Non si fa passare la mosca dal naso. Fai la brava e vedrai che non ti succede niente. Il tono è un po' minaccioso. Ma che fai? Fumi? Assaldi come stai? Poi, aggiungendo, guardando verso il letto di Giulia: ormai di notte non si fuma, eh? Che la signora non sta tanto bene e noi per questo la rispettiamo e andiamo a fumare cesso. Maria si sente piccola piccola come un criceto, risponde intimidita: non c'è problema, io non fumo, fumo pochissimo poi de notte. No, non preoccupatevi, non sono né ricca e né povera. Eleonora aggiunge: bella, allora stiamo a posto, noi lavoriamo. Luisa fa la scopina, io faccio la spesina. Potremmo campare, abbiamo da comprare quelle cose che ci servono. Oh, ma qui, e ci mettono sempre una più disperata dell'altra. E se permetti, facciamo in modo di levarsela dalle palle. In cella non è ben accolto chi è povero, c'è molto egoismo. Giulia silenziosamente si tira su e si siede sul letto. Indossa un pigiamone bordeaux che arriva dalla Caritas. Si accende una sigaretta, si guarda intorno e poi si rivolge alla nuova venuta con la sua voce roca: ciao ragazzi, che te stanno a dire pure il coglioriti? Da retta a me, uia da retta, tutto fumo e niente arrosto. Giulia guarda le altre due e poi dice con l'aria di chi sa il fatto suo e spiega agli altri ciò che devono fare. Lo sapete che certe volte faccio finta di dormire. Sistemate le cose e poi se ne parla dopo. Maria lentamente prende posizione, sistema il letto, spolvera lo stipetto e ci mette le sue cose. Cerca con lo sguardo la signora Giulia, quella la prende sotto braccio e con fare protettivo la porta fuori dalla cella. Al femminile durante la giornata normalmente le celle sono aperte e cerca di parlarle con tutto il calore e la saggezza di cui è capace. Senti tesoro, lo so che si vede che sei di un'altra pasta, del resto te capisco, ero come te prima. Questa vicenda qualche anno fa. Comunque io ti do qualche consiglio. Non dar retta a queste due sapientone cretine, per non dire altro. Una racconta l'affari dell'altra e tu non gli chiedi niente, che se anche te danno uno
rivogliono sempre. Perciò, innanzitutto, ti auguro di uscire presto. Ma se per disgrazia così non fosse, cerca di iscriverti a tutto. Attività di volontariato, sport. Qui se vuoi, da fare c'è tanto. Approfitta di tutto. Non lasciate andare. E soprattutto, non prendere terapia se ti senti giù. Che quello è un modo di distruggersi. Maria ha capito che Giulia davvero la vuole aiutare, l'abbraccia e commossa risponde con un tenero: grazie. Ora ha un'aria più tranquilla e serena e rientra in cella. Luisa e Eleonora non ci sono, dentro c'è puzza di fumo e c'è disordine. Giulia dice: sti sgallettate, se credono di stare in albergo. E con rassegnazione cerca di mettere un po' di ordine. Poi si rivolge di nuovo a Maria. Ah, Maria, si fa un caffè? Grazie, signora Giulia. Ne ho proprio tanto desiderio. Poi la guarda, come si guarda una madre, e le dice con un filo di voce: sai, signora Giulia, le tue parole, i tuoi consigli mi hanno fatto stare proprio bene. Ora mi sento più serena. Giulia si avvicina, gli fa una carezza sulla testa e le dice: dai, che il tempo passa, se la sai prendere per il verso giusto. Domani è un altro giorno e tutto può succedere. Grazie, grazie signora Giulia. Senti un po', tesoro, non mi chiama signora Giulia, chiamami Giulia e basta. Se vuoi puoi chiamarmi zia, è la tua scelta. Quando viene la notte, Maria prende posto nel suo letto, ma la prima notte in carcere, si sa, non si dorme. Però, grazie ai consigli di Giulia, sa che è meglio fare finta di dormire quando le guardie controllano dallo spioncino, altrimenti, se ti vedono sveglia, incominciano a proporti con insistenza la terapia. Giulia era stata chiara, la via dei sedativi non era quella giusta. Benissimo, adesso direi che possiamo fare una pausa, perché insomma abbiamo messo tante cose dentro di noi e adesso possiamo mettere dentro di noi anche qualcosa da mangiare e da bere. Potete accomodarvi qui fuori, dovrebbero essere pronti. Pronto il 5 minuti? 10. Allora, nell'attesa che allestiscano il buffet, potremo così lasciare uno spazio a qualche domanda, a qualche riflessione, se qualcuno vuole commento. Giuliano, anzi, potremmo dare la parola a Giuliano e magari ci racconta qualcosa delle sue memorie. Giuliano, puoi venire un secondo? Volevo chiederti di dirci due parole, dai, su, per commentare dopo. Qualcuno che vuole, ecco, abbiamo un intervento. Buongiorno, volevo raccontare semplicemente una cosa, perché mi è venuto in mente che ho un'amica, una persona molto interessante, francese, che ha vissuto, ora ha 102 anni e c'è tuttora, che ha vissuto sia la guerra nel Congo, in Vietnam, come insegnante, e poi è tornata subito dopo la guerra in Vietnam, quando hanno buttato fuori i francesi, e doveva insegnare, era il 67, il 68, in un liceo parigino. È andata fuori di testa, non gli piaceva. Però
ha preferito andare a insegnare in carcere e gli ha cambiato veramente la vita. Questo per dire, mi è venuto così, forse non c'entra, però mi ha stimolato questa, perché ci ho sempre pensato a una scelta di insegnamento. Ecco, e vi ringrazio di tutto. Prego, vieni, vieni qui, vieni, vieni. Io ho avuto la fortuna di arrivare a Giuliano perché un giorno ero nervosa con un volontario, sempre che avevo conosciuto al carcere, dell'associazione Il Viandante. Gli dissi il mio nervosismo da dove derivava, che io ho fatto teatro, ne ho fatto tanto, l'ho fatto per 5 anni, l'ho fatto anche da semilibera come sono adesso, per un problema mio di salute praticamente questo teatro me l'hanno tolto, mi hanno cancellato, ed ero molto arrabbiata. Parlando appunto con Mario, gli dissi: Mario, mi sta succedendo questo, perché mi hanno fatto questa cattiveria? Mi dice: senti, una marita, mo trovo il modo come potete aiutare, tu sei brava a scrivere e mo te sistemo io. E mi ha dato l'email di Giuliano, il telefono, e ci siamo sentiti. E Giuliano mi ha detto: senti Anna Maria, ma io sono vecchio, come posso fare così, perché sono una ragazzina invece. E comunque alla fine mi ha messo in contatto con Patrizia e siamo arrivati qua oggi. Sono felice, sono contenta di averlo finalmente visto e visualizzato. Ecco, questo volevo dire. E il mio lavoro sta continuando con Patrizia, e che sono veramente molto molto contenta e orgogliosa. Grazie. E vi posso chiedere anche una cosa, visto che siete qui, la pubblicazione che stiamo elaborando, di che cosa parla? Com'è? La vita di Anna Maria, sai, è un racconto autobiografico, e c'è la sua vita, ripercorre tutta la vita dall'infanzia, grandi tappe, gli eventi che hanno portato in carcere e poi il dopo, perché anche il dopo è impegnativo, c'è da reinserirsi, da ritrovare degli equilibri, è molto molto impegnativo trovare una casa, trovare, ecco. Volevo dire questo, io senza discriminare niente e nessuno, ma il mio primo reato risale quando avevo quasi 50 anni, quindi non è che so una, che per carità, senza ognuno, perché poi dico sempre una cosa, che la povertà non è un reato, però ti costringe a farli a volte per campare, e quindi io non discrimino niente e nessuno, ho lavorato tanto nella mia vita, ho fatto anche qualche evasione fiscale, cose, vabbè. Però il reato che sto pagando non era quello, però non fa niente, lo sto pagando per amore di mia figlia e di mio nipote, qua mi azzitto, però basta, adesso siamo in discesa, e quindi il proseguo della mia vita deve essere amoroso, amorevole e gioioso, basta, questo è quello che voglio. Una motivazione alla scrittura è stato proprio di lasciare qualcosa alla nipote, no? Cioè un forte stimolo, quello di dire: beh, io voglio che mia nipote, che ha qua 15 anni, sappia. E quindi è una bella, secondo me, infatti, alla fine il libro è adatto anche ai ragazzi. Poi è un libro, sì. Ma deve ancora uscire. C'è un foglio che sta girando tra di voi, e se cortesemente potete riempirlo con i vostri dati, indicando se volete ricevere la nostra newsletter. E va bene, allora dovremmo esserci, quindi insomma, a tra poco.